Benvenuta, la prima volta che vieni qui in questa struttura, è molto piacere. È un tema di grande interesse. Io personalmente ho un trascorso da presidente del Club di Ateneo, quindi su questi temi sono un po' confrontato e in 3 anni ho imparato molto, devo dire. Quindi fa piacere sentire di nuovo opinioni della regione su questi temi. E di nuovo, buon lavoro, buon pomeriggio. Io purtroppo farò un po' il pendolare, ma conto di seguire il più possibile questo seminario. Grazie. Grazie al professor Stampieri che è sempre molto generoso con noi, supporta le iniziative anche del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazione e Vulnerabilità, il CRID, che insieme ad altre realtà che andrò a menzionare promuove questo seminario. Questo seminario si colloca in un preciso contesto progettuale. Un progetto importante, innovativo, che vede come diciamo capofila il Dipartimento di Economia Marco Biagi, la Fondazione Marco Biagi. Ringrazio fin da subito la dottoressa Carlotta Serra, direttrice della Fondazione Biagi, e la collega e amica Tindara Addabbo, la professoressa Addabbo, che è la coordinatrice di questo progetto che mira a promuovere l'eguaglianza di genere e la parità, e a formare all'eguaglianza di genere nella pubblica amministrazione e nei territori. È un progetto che ha diverse partnership, non solo appunto il Dipartimento di Economia, Fondazione Biagi, ma anche il Dipartimento di Giurisprudenza Quest'Oggi, 3 centri di ricerca, il CAP, Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche, il CRID, appunto il Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazione e Vulnerabilità, e un laboratorio su genere, linguaggio e comunicazione digitale che è coordinato dalla professoressa Robustelli. Perché insieme? Perché serve una grande alleanza per portare avanti una formazione sulle nuove frontiere. Abbiamo deciso, e qui è stato fondamentale appunto il lavoro di coordinamento del Dipartimento di Economia e della Fondazione Biagi, di lavorare su più piani. Sono previsti 2 cicli seminariali e questo incontro rientra in uno di questi cicli per il biennio 2022-23, ma sono previsti anche 2 diverse edizioni di un corso di perfezionamento universitario dedicato appunto alla gender equality e diciamo a tutte le pratiche anche amministrative per promuovere la parità di genere nelle istituzioni pubbliche e private. Anche questo è un aspetto fondamentale. Saluto la professoressa Addabbo che ci ha raggiunto. Questa diciamo combinazione pubblico e privato ci sta molto a cuore. L'Università di Modena e Reggio Emilia sente molto la sua vocazione in termini di funzione sociale, funzione pubblica dell'università, e questo significa anche saper costruire partnership che appunto coinvolgano non solo la pubblica amministrazione e istituzioni pubbliche, ma anche soggetti privati, amministrativi, economici, territoriali, sindacali. Insomma, questa è un po' la prospettiva nella quale ci muoviamo. Oggi abbiamo pensato fosse utile, dopo un primo momento di approfondimento sui bilanci di genere, di cui peraltro Tindara Addabbo è una delle nostre esperte su scala non solo nazionale, anche alla luce del suo incarico di coordinamento di tutte le realtà che a livello, diciamo, di Atenei si occupano di promozione della parità. Dopo, dicevo, il bilancio di genere, abbiamo pensato di mettere a fuoco il benessere organizzativo. Il benessere organizzativo a partire dalle questioni del lavoro, di cui la presenza, la ringrazio molto, dell'amica, della collega Laura Calafà. Abbiamo ascoltato il professor Tampieri, interverrà anche il collega amico e professor Senatori, perché vogliamo partire appunto dal lavoro, dalle condizioni del lavoro all'interno degli enti pubblici e privati per misurare per quanto possibile le sfide, ma anche le azioni per promuovere appunto benessere e utilizzando le diverse leve, sia quelle del diritto antidiscriminatorio, certamente, quindi in chiave anche di, diciamo, promozione di determinate azioni, ma soprattutto vogliamo mettere a fuoco la capacità di sensibilizzare, di costruire pratiche anche di formazione. In questo senso l'incontro ha, diciamo, una
precisa coerenza rispetto al corso di formazione che sta per partire e rispetto a tutte le attività che si andranno a svolgere. Io voglio essere molto breve, anche perché sono previsti vari interventi, vorremmo lasciare spazio alla discussione e al confronto. Sono con noi numerosi dottorandi e dottorande della Fondazione Biagi, Dipartimento di Economia, mi fa molto piacere averli qui, però ci sono anche altre figure che seguono questo tipo di attività e credo questo sia un bel messaggio, cioè lavorare insieme, perché solo lavorando insieme si può davvero promuovere non solo il benessere organizzativo, ma anche una cultura paritaria. Abbiamo pensato di procedere in questo modo, di ascoltare la relazione che la professoressa Calafà ci proporrà, che ha un titolo molto preciso, appunto parità e benessere, il diritto del lavoro di fronte alla transizione della pubblica amministrazione, proprio perché vogliamo mettere a fuoco questo aspetto della condizione, o meglio, delle condizioni lavorative. Poi ascolteremo due interventi del dottor Nicolò Ingar e della dottoressa Barberio, e abbiamo voluto che ci fossero questi due interventi che hanno anche un carattere generazionale, perché se si parla di parità, certo, parità di genere, ma la parità è sempre un concetto da declinare nelle sue diverse forme e all'università farlo a partire anche da un'attenzione generazionale credo sia molto importante. L'uno, il dottor Ingarra, è dottorando, sta portando avanti proprio un progetto di ricerca su queste tematiche e sta svolgendo anche una collaborazione con la professoressa Addabbo, e Maria Barberio è assegnista di ricerca e anche docente a contratto di diritto del lavoro, ma anche di European Union Law, di questa dimensione europea ci sta molto a cuore. Poi lasceremo spazio agli interventi, sia diciamo per le numerose persone, ci scuserete, ma avevamo previsto una partecipazione così larga in presenza, anche perché abbiamo registrato una partecipazione larghissima a distanza, e quindi, come dire, siamo molto lieti, molto felici di questa partecipazione sia in presenza sia a distanza. Credo anche che dovremo prevedere in futuro questa attenzione e questo rinnovato, questa rinnovata volontà di vedersi in presenza, quindi scusate se l'aula non è sufficientemente capiente. Dicevo, lasceremo spazio alle domande, agli interventi, per poi ascoltare alcune considerazioni conclusive che svolgerà il professor Senatori. Io ho già detto le cose che mi premeva indicare in termini, diciamo, di contesto. Faccio soltanto una notazione che nasce dalla lettura che ho fatto in questi giorni di una studiosa americana, una femminista, Joan Tront, una delle principali studiose delle tematiche della cura nel contesto della pubblica amministrazione, del lavoro e più in generale della democrazia. E Joan Tront in alcune sue pagine segnala come sia fondamentale tenere insieme appunto due piani con riferimento al diritto e alle politiche pubbliche. Il piano appunto che può assumere anche una funzione sanzionatoria o addirittura di contrasto dal punto di vista penale, pensiamo alle molestie, di cui alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, di cui Laura Calafà è una esperta straordinaria, e quindi certamente un'attenzione al diritto, alle sue forme, alle sue procedure, alle sue pratiche, al diritto antidiscriminatorio inteso nella sua chiave sanzionatoria. Quello che però Tronto, che è stata nostra ospite peraltro qualche anno fa, proprio al chiudere, l'importanza anche di mettere in atto politiche pubbliche che sappiano far fiorire condizioni per prevenire forme di discriminazione, per prevenire determinate pratiche, per prevenire determinati assetti, dispositivi, modalità che possano rendere la condizione di dei lavoratori e delle lavoratrici, le condizioni di lavoro, non all'insegna del benessere organizzativo, ma del disagio, del malessere o addirittura altre forme oppressive di sfruttamento, di mancata tutela dei diritti. Ecco, io penso che questa duplice chiave di un diritto antidiscriminatorio che sa accompagnarsi anche ad azioni e a politiche istituzionali
capace di far fiorire determinate condizioni, sia una prospettiva a cui guardare, alla quale come CRID e in generale credo anche come GEPA crediamo molto. Credo di essere stato, spero, nei tempi, e a questo punto lascio con grande piacere la parola alla professoressa Calafà. La prego anche di... Se posso avvicinarmi così? Assolutamente, mi alzo così, lascio spazio per... Ringrazio il dottor Gasparini che insieme alla dottoressa Bartoli e al dottor Coniglione hanno lavorato anche agli aspetti organizzativi. Laura Calafà parlerà di parità e benessere, il diritto del lavoro di fronte alla transizione della pubblica amministrazione. È una questione particolarmente importante oggi, ma si diceva con lei poco fa come queste tematiche siano state anche l'occasione di una nostra esperienza di dialogo che è nata direi a metà degli anni 2000, quando Laura Calafà lavorava sui temi del diritto antidiscriminatorio, ma lavorava anche sulle questioni della paternità e del congedo. All'epoca si discuteva, e ancora oggi se ne discute, del congedo obbligatorio legato alla paternità, non solo quello legato alla maternità, e in generale si discuteva insieme sui profili del diritto antidiscriminatorio. Mi fa molto piacere oggi poterla riascoltare. Nel frattempo alcune cose sono cambiate, c'è una legge regionale che promuove la parità di genere del 2014, ci sono i gender equality plan, c'è l'Europa che dà alcune indicazioni, insomma se n'è fatta di strada in termini di promozione della parità, però ci sono ancora molte questioni oggetto di attenzione e anche di controversia. Passo a lei la parola con grande piacere, grazie per essere qui. Grazie, grazie davvero per la presentazione, e adesso ho capito chi ho di fronte. Ci ho riflettuto un po' negli scorsi giorni, nelle scorse giornate per prepararmi, non mi era chiarissimo se i presenti e le persone collegate erano persone che studiavano, che applicavano, che già lavoravano. Dopodiché ho pensato che in fondo è poco interessante e poco rilevante. In questo periodo, in particolare, proprio a partire da un ragionamento sulle transizioni, sto lavorando su progetti in cui il metodo della ricerca è un metodo di ricerca partecipativo, in cui questa participatory action research, che è la chiave di lettura di tutte le progettualità veramente innovative, impone un confronto stabile, una coprogettazione e necessariamente una pluralità di voci. Sono veramente molto felice di essere qui. Ho riflettuto su un percorso. Vorrei portarvi a concentrare l'attenzione un po' teorica, un po' pratica, sulla parola transizioni che ci sta accompagnando in questo periodo, dalla transizione post-pandemia fino alla transizione degli obiettivi di Agenda 2030, fino però a collegare un ragionamento che è sulla pubblica amministrazione in termini di efficienza, cambiamento generazionale, costruzione di un'organizzazione per obiettivi. Ecco, se noi siamo qui e io sono qui, ringrazio il collega del saluto, la discussione che avvieremo dopo, perché lo faccio però in una prospettiva settoriale. Quindi sto ragionando e vi offro un ragionamento che non è di filosofia del diritto, di teoria generale, è un ragionamento che parte dal lavoro e dalle regole che si occupano di lavoro. Con una presunzione mostruosa che sto maturando in questi anni sempre più, spesso, frequentemente, che il diritto del lavoro debba essere parte di tutte le policy che si collegano alla trasformazione della pubblica amministrazione, che si collegano alla trasformazione, alla transizione post-pandemia e al ragionamento che si fa, e qui
dato che le ultime letture che hai fatto tu erano sullo sfruttamento, mi fa piacere ritornarci, proprio perché il ragionamento sulle regole del rapporto di lavoro, del contratto di lavoro, del mercato del lavoro, l'intersezione tra questi assetti regolativi è fondamentale. Vi dico presunzione per la semplice ragione che sappiamo benissimo da anni che la logica che muove in termini di efficienza e efficacia più quella economica, io credo che invece l'approccio alla legalità e alle questioni correlate al diritto sia fondamentale, debba essere patrimonio, una sorta di lettura di base, patrimonio di base. Queste, guardate, sono i punti chiave della riflessione che vi propongo. Non ho idea di dove arriverò, non ho idea di dove arriverò. La cominciamo da un tempo, una mezz'oretta. Vorrei più che altro stimolare la riflessione, perché ogni incontro stimolante vi stimolerà dopo l'incontro di oggi, quindi avrete tempo per rifletterci, magari abbineremo qualche lettura se può essere utile, in modo tale che questa riflessione si apra. Io mi sono fatta l'idea che percorrere insieme un'intersezione tra parità e benessere nella pubblica amministrazione significa ragionare di una transizione che è necessariamente multidimensionale. È multidimensionale perché la complessità che abbiamo di fronte è enorme e questa complessità che abbiamo di fronte ha bisogno di essere disarticolata e accompagnata. Per cui, quindi io vorrei ragionare di fasi, di policy, di regole e modificazione costante perenne. È di questi giorni la trasposizione della direttiva sulla conciliazione vita lavoro, una trasposizione di una direttiva nei confronti della quale non siamo riusciti in nessun livello a interagire, per cui sarà come gruppi di interesse, come gruppi di pensiero, come gruppi di qualunque, come sindacati, non c'è stata possibilità di interagire, per cui molto probabilmente, quasi certamente, sarà una trasposizione minimale che adeguerà il ragionamento, le regole di base, un minimo necessario. Quindi una giustatina qua, un ritocco là, qualche giorno in più, e invece proprio in questi giorni che sto lavorando con la commissione redigente dei decreti sulla disabilità, in attuazione della legge quadro sulla disabilità, continuo a porre sul tavolo il problema che è, in attuazione della Convenzione ONU, diritto sovranazionale, nell'ambito del diritto interno, attento a questo cambiamento anche di approccio rispetto alle regole, perché il diritto antidiscriminatorio e gli studi di parità di trattamento spiegano che bisogna garantire l'obiettivo dell'eguaglianza con ogni strumento, ivi comprese azioni positive e adattamenti ragionevoli. Questo significa intersecare tutta la parte della traduzione, i concetti della disabilità, con tutte le procedure amministrative, con tutte le indennità correlate alle invalidità e al tema del includo o escludo l'inserimento mirato. Perché vi faccio questo ragionamento? Perché da una parte trasponiamo una convenzione ONU che impone un ripensamento del paradigma regolativo, e quindi lavoriamo ripensando le stesse strutture giuridiche di riferimento, dall'altra però trasponiamo la direttiva. Che cosa riconosce alle persone, ai caregivers portatori di cura nei confronti dei disabili? I mitici osteggiati 3 giorni di mensili che vengono retribuiti dalla legge 104 del 92. E lì rimaniamo. Quindi abbiamo da una parte un ragionamento, una transizione nei confronti di una dimensione alta dell'affermazione dei diritti delle persone con disabilità e dall'altro degli strumenti giuridici che sono obiettivamente inadeguati e che dovrebbero essere ripensati. Vi faccio questo ragionamento per introdurvi esattamente alla primo step, fasi, policy e regole in modificazione. Qualcosa dobbiamo dirci rispetto alla parità delle regole, invece, quelle molto attese, quelle che in realtà sono state una sorpresa, come la legge sulla parità approvata nel novembre scorso, che ha rivisto
il concetto di discriminazione per la genitorialità, ma vorrei tornare per affermare che comunque rileva anche per la pubblica amministrazione. Oggi teniamo la pubblica amministrazione qui e oggi come focus della nostra attenzione. Quindi correliamo parità e benessere alla pubblica amministrazione, non in generale al lavoro privato, anche se teniamo in considerazione che c'è un interscambio fortissimo tra le due dimensioni su cui dobbiamo riflettere. Infatti c'è un tema sulle regole di promozione delle pubbliche amministrazioni, se devono essere delle pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni, se devono essere omogenee nel settore privato o nel settore pubblico. Ne parliamo, ne hanno parlato in particolare a Roma, ho qui la cartellina che avevamo usato con Tinder quando ci siamo viste alla rete nazionale dei CUG. C'è una riflessione molto seria sugli obblighi che gravano sulla pubblica amministrazione. La revisione completa dei piani di programmazione nei PIAO e invece un innesto esterno ancora non chiarissimo rispetto alle richieste che vengono fatte dalle consigliere di parità nei diversi territori. Quindi proviamo a fare un minimo di ragionamento anche su quello. Mi rendo conto di aprire e chiuderò pochissimo. Apro molto e chiudo poco. Il patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, collegato al che contiene le linee di revisione della contrattazione collettiva riaperta dopo il 2018 e contiene anche le eventuali partite di bilancio relative ai rinnovi della pubblica amministrazione, è un tema su cui noi dobbiamo tornare. Perché c'è sempre, è una costante della riflessione sulla pubblica amministrazione. La parola innovazione che accompagna. Innovazione dei processi, innovazione organizzativa, innovazione digitale, competenze da rivedere. Con delle procedure di selezione che non stanno andando proprio benissimo, perché c'è una sorta di allontanamento dal lavoro nella pubblica amministrazione, perché è chiaro c'è un tema retributivo non banale. La pubblica amministrazione che ha perso 10 anni di contrattazione collettiva dal 2008 al 2018 è una pubblica amministrazione che crea e costruisce dei profili professionali di lavoratori poveri. O comunque al limite, ce ne rendiamo perfettamente conto quando ragioniamo di parità e di part-time. Cioè, chiedere un part-time in una pubblica amministrazione significa perdere una quota considerevole di retribuzione e quindi significa abbassare ulteriormente le retribuzioni che sono già significativamente, diciamo così, non alte, ecco, per non abbattere. Ultimo passaggio, devo dirvi, mi piacerebbe concentrarmi, dato che siamo qui e avviamo una riflessione, magari faremo seguire qualche lettura dedicata, con funzione pubblica della CGIL sto portando avanti con alcuni collaboratori un laboratorio sulla contrattazione collettiva di genere. Perché dopo anni e dopo aver ragionato per anni insieme alle amiche e colleghe della rete dei CUG, dei comitati unici di garanzia, è arrivato il momento di ragionare in termini anche di contrattazione collettiva riaperta dopo i blocchi dopo il 2018. E la leva della contrattazione collettiva è, Alberto lo sa benissimo, per noi giuslavoristi quando arriviamo al punto chiave arriva la contrattazione collettiva, quindi rivedrà i profili professionali, rivedrà il salario minimo, non sarà di origine legale perché c'è la contrattazione collettiva. Quindi la mia idea adesso è di non affrontare più la contrattazione collettiva come scatola vuota con un mero rinvio a tecnico e sulla fiducia, ma di lavorarci all'interno e quindi avviare dei laboratori concreti, con concreti tavoli, con i rappresentanti che sono nelle RSU, nelle RSA, nelle varie sedi, per capire qual è il problema della contrattazione collettiva di genere. E siccome stiamo tentando di coniugare benessere a parità, oggi vi dirò, affronterò il tema del benessere molto velocemente. Credo che una nuova stagione della parità sia veramente aperta,
Io non amo ricorrere al PNRR come leva così argomentativa, perché da lì i problemi non si risolvono, si riaprono e saranno una manifestazione ulteriore, eventuali limiti che ci troveremo ad affrontare, ma diventano l'occasione. Questo documento è l'occasione giusta per partire e a recuperare dei gap che dovevamo recuperare da un po' di tempo. Eccoci, io forse devo darmi una mossa su questo. Allora, premessa doverosa per tutti quelli che affrontano il tema, i più giovani che affrontano il tema della relazione tra parità e pubblica amministrazione. Insieme al benessere significa ragionare di tre nuclei normativi distinti. Se voi avete e dovete affrontare un tema di intersezione tra pubblica amministrazione, parità e benessere, dovete farlo avendo sempre particolare attenzione ad un ragionamento giuridico trifasico o tridimensionale, nel senso che il testo unico per le pari opportunità, il testo unico su pubblico impiego è il punto di riferimento, perché è legge di carattere imperativo su cui si costruiscono i ragionamenti di base, ma con cui si interseca il diritto antidiscriminatorio, con tutte le regole a questo collegate. In più, terza dimensione, dato che ogni datore di lavoro ha l'obbligo all'interno del proprio ente di riferimento, della propria società pubblica privata, di valutare tutti i rischi, la questione della valutazione dei rischi, di tutti i rischi, ivi compresi quelli di genere, età, provenienze territoriali, nel stress lavoro correlato, il rischio violenza, immaginate il filone che sta aprendo sul rischio violenza nelle scuole, negli ospedali o in altri enti in cui il rapporto col pubblico è particolarmente impegnativo, chiamiamolo così per non essere più drammatici, voi capite che il ragionamento basico, il livello zero, impone che come giuristi giovani voi abbiate la consapevolezza dell'intersezione complessa tra queste tre logiche. E sono tre logiche che non si muovono sempre in simbiosi. Faccio questo ragionamento sulla premessa, vado avanti molto velocemente sulle regole di base in cui la pubblica amministrazione ha il compito, come datore di lavoro pubblico, di confrontarsi col contrasto alle discriminazioni e alle violenze all'interno dei luoghi di lavoro, però arrivo su questa altra slide di riflessione di base. Noi stiamo ragionando rispetto al primo punto di una trasformazione regolativa continua, di cui non troviamo sempre la ragione, la motivazione. L'obiettivo chiaro, non la motivazione, ma l'obiettivo non è sempre chiaro. Stiamo passando da una fase che era precedente al 2010 ad una fase successiva al 2010 come come frontiera. Il dopo significa che tutte le pubbliche amministrazioni devono attrezzarsi nei confronti e garantire dei soggetti attivi e operativi che si occupino, della garanzia dei diritti delle persone che lavorano all'interno della pubblica amministrazione, vuoi anche comunque di un profilo prevenzionistico. E quindi al primo grande tema, come coniugo l'attività ad esempio del Comitato Unico di Garanzia dentro l'università con la rete dei responsabili per la salute e sicurezza? Perché è chiaro che devi costruire, e ogni datore di lavoro declina questa intersezione. Io qui ho segnato alcuni passaggi chiave che sono quelli successivi alla legge 183 del 2010 per ragionare di consolidamento dell'attività dei comitati unici di garanzia, segnalando il ruolo del CUG dopo l'attività e il passaggio post pandemico, che significa anche riflessione però sul lavoro e la riorganizzazione per obiettivi collegata al lavoro agile. Per arrivare all'innovazione nel lavoro pubblico e la coesione sociale. Sono riaperti i tavoli della contrattazione collettiva, per cui il periodo è completamente diverso. Noi stiamo parlando di logiche di funzionamento completamente diverse, quindi dobbiamo far fronte ad una fase evolutiva che io vi ho sintetizzato qui, che è sempre aperta.
E questo significa che per tutte le persone che lavorano nella pubblica amministrazione occorre formarsi continuamente. Formarsi continuamente, basta perdere qualche mese, si perde di vista il passaggio chiave, la regola, o non si interviene nella fase di costruzione della contrattazione decentrata perché ho perso il filo. Ho perso il filo della costruzione, ad esempio, delle linee guida sul lavoro smart, diverse nel pubblico e nel privato, e rinvio la logica della dimensione collettiva o dell'accordo privato. Limiti e potenzialità. Voi capite che sto caricando il tema perché guardate cosa scrivevano le linee di azioni concrete per le pubbliche amministrazioni, per il Dipartimento della Funzione Pubblica. Ogni pubblica amministrazione deve lavorare per prevenire, non solo per rimuovere. La parola che io vorrei, sto cercando di costruire anche rispetto a fenomeni come quelli del caporalato, per il quale ragionare solo di articolo 603 bis non mi interessa, oppure ha un interesse limitato rispetto alla disfunzione complessiva di sistema che il caporalato evoca, ragionare di prevenzione significa, eccolo qui, io credo che oggi noi dobbiamo riscoprire un vecchio arnese del mestiere che era stato un po' collocato in soffitta per varie ragioni, soprattutto nella pubblica amministrazione, ma non è che nel settore privato poi sia così brillante, l'articolo 50 bis del codice delle pari opportunità. Testo unico pubblico impiego, primo nucleo. Dimensione regolativa dell'antidiscriminazione, secondo nucleo. Testo unico su salute e sicurezza, terzo nucleo di riferimento. Ragionare questo triplice livello significa che io devo enfatizzare la chiave di lettura e l'interpretazione di sistema che mi offre l'articolo 50 bis del codice delle pari opportunità, perché consente di individuare, di legittimare anche per le logiche dell'antidiscriminazione, non solo per salute e sicurezza. Prevenzione lo usiamo sempre solo per salute e sicurezza in termine tecnico. Usiamo la parola prevenzione anche in un'altra dimensione, che è la dimensione in cui ci si ritrova la logica giuridica con quella più umanistica di valorizzazione della persona, con tutto il suo, con tutte le sue potenzialità, i suoi difetti, i suoi pregi, i suoi limiti e anche con le vulnerabilità nei luoghi di lavoro. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida, buone prassi per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e in particolare le molestie sessuali nel luogo di lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e nella crescita professionale. Ogni incontro con i colleghi nei quali si ragiona di aspetti giudiziari, sicuramente importantissimi, che sono l'onere della prova, e la possibilità, la capacità, i tempi, il processo, le sedi al di fuori del processo nel quale costruire un sistema regolativo adeguato, io mi sono ormai assunta l'incarico di dire che c'è una dimensione giudiziaria che ci deve ispirare nella sua portata di tutela dei diritti delle persone, ma è ancora più complessa l'attività di prevenire quei determinati comportamenti. Per cui, guardate, la contrattazione collettiva sullo sfondo della riflessione e il blocco del decennio della contrattazione collettiva, cosa ha fatto la centralità della persona, delle professionalità e non solo della retribuzione all'interno dei luoghi di lavoro. Si è perso il contatto. Chi rimaneva attivo operativo nei luoghi di lavoro? I comitati unici di garanzia. I comitati unici di garanzia sono rimasti attivi operativi nel decennio del blocco ed erano l'unica porta la quale si bussava per chiedere informazioni, attività, consulenze. Ci si ritrovava a fare di ogni, dallo sportello di ascolto fino alla costruzione di un accompagnamento nella contrattazione collettiva. Per anni ci siamo viste con le colleghe e i colleghi
il ragionamento fatto era, visto e considerato il rallentamento del peso sulla contrattazione collettiva, si sposta l'attenzione sui comitati, che sono organismi paritetici di partecipazione collettiva. Ricordiamo i fondamentali, perché così almeno non li dimentichiamo oggi, significa che non sono sedi contrattuali, non sono sedi contrattuali, ma possono, ad esempio, nella persona del coordinatore, della coordinatrice, rappresentare istanze in sede di contrattazione, ma la funzione della contrattazione collettiva è diversa. La contrattazione collettiva è diversa, per cui discussione enorme sui benefici, chi so io, i benefici sociali nel periodo in cui la contrattazione di secondo livello non interviene, ma il comitato unico magari funzionava un po' così da strumento, laddove riusciva e laddove il contesto era quello delle università, un po' ci si è riuscito, in altri enti in realtà molto meno. Perché farvi questo ragionamento? Questo ragionamento lo faccio qui con voi oggi perché nel tempo noi dobbiamo tenere in considerazione un consolidamento dei soggetti di garanzia. Un consolidamento in termini di competenze, continuo a dirlo alle colleghe, così come continuo a dirlo adesso ai sindacati con cui i tavoli sono aperti. Occorre riconoscersi reciprocamente. Occorre accettarsi reciprocamente, riconoscersi e non aprire delle battaglie su mancati reciproci riconoscimenti, perché ognuno deve recuperare. Da una parte il comitato deve recuperare il dialogo con la contrattazione collettiva, dall'altro la contrattazione collettiva deve recuperare competenze che ha perso nel periodo in cui i contratti non venivano riscritti. E chi ha letto i contratti collettivi, come abbiamo letto noi, nei quattro comparti rinnovati dal 2016 al 2018, non abbiamo fatto altro che trovarci un allineamento della contrattazione collettiva alle regole nel frattempo approvate, su 10 anni di tempo. Un'esperienza interessante l'ho fatta nelle autonomie, nell'Alto Adige, lì non... completamente diverso, però vi direi che oggi ragioniamo di una trasformazione della pubblica amministrazione che si è appoggiata sugli organi di garanzia laddove esistevano e funzionavano, ma che adesso deve aprire un dialogo con la contrattazione collettiva, perché nel frattempo la legge Madia, il decreto Madia ha modificato il codice, il testo unico sul pubblico impiego, e quindi si sono riaperti i piani della partecipazione, della contrattazione. Quindi, certo, tenendo in considerazione i limiti imposti dalle esigenze di controllo economico-finanziario, questo dialogo è un dialogo che io mi sento davvero di condividere insieme, va valorizzato in tutte le sedi, da quelle centrali a quelle decentrate. Guardate, io qui semplicemente per chi non ne avesse mai, chi ci vive e li conosce va benissimo, un vero ripasso. Esistono i comitati unici di garanzia, i nuclei di ascolto organizzato e i consiglieri di fiducia, pacchetto dei soggetti di garanzia che operano. Per cui la costruzione di tavoli estesi di confronto all'interno della pubblica amministrazione è fondamentale. Ognuno darà la propria risposta in termini di equilibrio. Magari sul lavoro smart, di lavoro smart se ne occuperà di più l'RSA o l'RSU nella logica di un confronto, ma sentito sicuramente i gruppi che se ne sono occupati, che hanno aperto tutte le porte negli anni in cui c'è stato il blocco. Quindi i ragionamenti da fare sono moltissimi in termini di efficienza e efficacia dell'azione della pubblica amministrazione a partire da questa prima presa d'atto. Aggiungo un passaggio che credo che sia importante. Vi faccio vedere poi, voglio arrivare alle ultime slide perché credo che siano quelle più interessanti, i temi della contrattazione collettiva di genere. Possibile oggi che nell'Italia del 2022 ancora dobbiamo costruire, e questa è la parte più difficile, il rapporto tra la logica antidiscriminatoria e la rete interna della salute e sicurezza? Avete mai parlato con un medico del lavoro? Io ogni tanto sono nella scuola di specialità di medicina del lavoro.
ho le mie 20 ore della scuola di specialità di medicina del lavoro e provo di fronte ai medici di specializzazione a ragionare delle condizioni personali e della lettura, della chiave di lettura giuridica che è diversa dalla chiave di lettura medica. Entrambe le considerano rilevanti, attenzione, ma non è detto che gli obiettivi poi confluiscano, così come se il ragionamento nella logica multidisciplinare lo fate con uno psicologo del lavoro, una psicologa del lavoro che deve costruire la profilatura per le assunzioni. Noi, Thomas, che da tanti anni ragioniamo di condizioni personali, sappiamo benissimo cos'è la condizione personale nel momento della selezione per l'accesso al lavoro, ma anche nel momento della gestione del rapporto di lavoro, dei rischi e del ruolo dei medici all'interno di ogni realtà. Quindi dialoghi che sono necessari, per i quali vi devo dire, è implicito e forse retorico ricordarlo, io credo che il diritto sia fondamentale perché aiuta a costruire delle chiavi di lettura consapevoli delle stesse, delle differenze che esistono tra i diversi approcci, metodi di lavoro e approcci. Vado avanti perché voglio arrivare, vedete qui soggetti interni ex decreto legislativo 8108 è la mia fissazione in questo momento. Visite, l'inidoneità sopravvenuta al lavoro, le questioni correlate alla disabilità, l'inidoneità sopravvenuta al lavoro, ma ci sarà qualcuno che conosce l'adattamento ragionevole? L'adattamento ragionevole non lo si conosce, quindi è giusto che il diritto si faccia carico di spiegare l'adattamento ragionevole, in cui non è la condizione medicalizzata che conta, ma il contesto di riferimento. Scusate, in questo periodo ho un po' la chiave di lettura sulla disabilità, perché sono un po' perseguitata da questo tema, però da questa condizione. Vi direi che aiuta a capire il bisogno della formazione continua e del dialogo interdisciplinare. E guardate che faremo più fatica noi, giuristi, filosofi del diritto, a ragionare, perché la medicina ha molte più sicurezze e anzi a volte non ci considera proprio rispetto al modo di affrontare i problemi. Aggiungo il comitato, ogni comitato unico di garanzia ha la sua vita e le sue esperienze, quindi non si può generalizzare, ce ne sono alcuni che funzionano benissimo, altri che non funzionano affatto, quindi è chiaro che l'equilibrio all'interno dei luoghi di lavoro va tracciato. Io ero arrivata a questo punto della riflessione rispetto ai comitati unici di garanzia. Quali regole sono state fissate dall'ente con riguardo al lavoro smart? Le regole e le procedure dell'ente della contrattazione tengono in considerazione la disabilità e i carichi di cura, la famosa trappola della cura, no? Che si può vedere sia da caregivers che da parte di chi ha una condizione di non disabilità. Il concetto di cura e conciliazione che riguarda i genitori, non riguarda le madri, scusate, lo so, è un po' vecchio questo, detta così è un po' ridicola, però mi serviva per tornare sulla questione dei padri, non più solo sui padri, io da qualche tempo continuo a pensare che un contratto di secondo livello della contrattazione decentrata di una grandissima università potrebbe regolare la condizione del genitore 1 e del genitore 2 senza minimamente porsi un problema di legittimità della regola. Certo, i rappresentanti dell'RSU ti guarderebbero con gli occhi sgranati, avresti il direttore generale probabilmente che ti dice no, ma c'è un problema di incremento di spesa, no, c'è un problema di applicazione del diritto internazionale e nazionale dei diritti fondamentali. Perché in questi anni in cui tutti ci siamo occupati d'altro, quello che si è perso è un po' il valore delle azioni pilota, della capacità di rappresentare una trasformazione che un po' ci è sfuggita dalle mani. E lo dico soprattutto al quel diritto del lavoro che negli anni ha sempre rappresentato questo ideale di riforme. Facciamo questa riflessione qui oggi perché è chiaro che dopo la pandemia i temi diventano quasi violenti, cioè vengono trattati in modo quasi ultimativo perché ci sarà un tema di
carichi di cura, di carichi dei caregivers, che però finita, è passato qualche mese e non se ne parla più, li abbiamo visti tutti i dati, però si sta un po' perdendo. Invece questo è il momento giusto perché università insieme agli enti pubblici, grandi enti pubblici, nelle sedi migliori come quella dell'università con questi centri di ricerca, lancino dei messaggi, che siano dei messaggi anche di coraggio. Contratto collettivo, io sfido a dire che in questo modo ci sia un problema, la modificazione del soggetto, che sia un problema economico-finanziario. Non lo è. Ci saranno gli stessi padri del sistema di prima, non cambierà nulla. Io ho provato a fare una serie di ragionamenti su questo e vi dirò, no, non mi pare. Vi risparmio gli obblighi di sicurezza perché non abbiamo tempo, perché voglio arrivare alle modificazioni della legge 162 del 2021. La legge 162 del 2021riscrive la nozione di discriminazione diretta e indiretta e riscrive la nozione di discriminazione fondata sulla genitorialità. Vi lascio poi le slide, vedete voi le singole modifiche, le ho ricomposte, quindi poi ci date un'occhiata nella vostra riflessione successiva. Addirittura si affianca il sesso in una divieto di discriminazione che già riguardava il sesso, si ripete il sesso, si aggiunge l'età anagrafica e si aggiunge anche esigenze di cura personale e familiare. Come a dire che si potrebbe fare un confronto sulla struttura della nozione di discriminazione, così come è nata dagli atti del Parlamento entrati in vigore nel novembre scorso, in termini di fattori di rischio e impatto che questa modifica comporta. Io vi lascio tutti i passaggi argomentativi, ve li guardate voi, anche perché si interviene sul testo unico pari opportunità, ma non si interviene, ad esempio, sul testo unico genitorialità. Quindi abbiamo nello stesso momento, nello stesso anno, due dozioni diverse. Perché? Perché? Domande alle quali non ci sono risposte. Ci sono diversissime posizioni dottrinali su queste modifiche. Modifica estende il campo di applicazione delle regole in vigore, la modifica ha valore in termini di enforcement, quindi comunque positiva, la modifica introduce un primo approccio del diritto antidiscriminatorio intersezionale, arrivare al diritto antidiscriminatorio intersezionale così di risulta mi sembra un pochino forzata, però capisco anche questo. Io devo dire, sono convinta che delle regole approvate nel novembre scorso bisogna ridurre l'impatto, il più possibile dal punto di vista interpretativo, perché comunque nelle aule giudiziarie faranno confusione, indurranno i tecnici del diritto a confusione. Già il diritto antidiscriminatorio è complicato, ci aggiungo le modifiche che aprono a delle incongruenze. Vorrei però concentrarmi su questo con voi. Modifico le regole, l'articolo 25,2 bis, io lo amavo moltissimo quell'articolo 25,2 bis, perché diceva che ogni collegamento tra un atto organizzativo gestionale con la genitorialità, qualunque essa fosse, lo diceva in termini estesissimi, era stato uno sforzo di estendere quella regola nel 2010, il dubbio che ho io è che produca un impatto, e non è un impatto positivo. Non mi riserverò di rivederla questa posizione, vorrò vedere qualche altro caso, però da qualche tempo sto recuperando la Cassazione, una Cassazione che si sta dedicando sempre di più al diritto antidiscriminatorio, e qui ce lo diciamo perché i giudici che erano prima in merito sono arrivati in Cassazione, quindi hanno cominciato a studiare il diritto dell'Unione Europea quando la mia generazione non ha fatto il corso di diritto del lavoro dell'Unione Europea o del diritto dell'Unione Europea, è arrivato dopo. Io sono laureata nel 93, è arrivato poco dopo ad essere nei piani didattici. Quindi ci sono le nuove generazioni di giudici che portano le conoscenze del percorso e arrivano in Cassazione. E poi ce lo possiamo dire, arrivano anche tante donne adesso finalmente in Cassazione, quindi c'è un'altra chiave di lettura del diritto antidiscriminatorio, non sempre, non è automatico, ma qualche volta succede. Questa qui è una Cassazione del 2021, l'ho commentata per la giuridica,
è sul mancato rinnovo di un contratto a termine di una lavoratrice in gravidanza in una pubblica amministrazione, credo fosse ISPRA, un grande ente di ricerca, correlato salute proprio a salute, al tema della salute e sicurezza. La decisione che è stata assunta dal giudice di secondo grado e confermata dalla Cassazione si fondava sull'articolo 25,2 bis. Allora, visto che era quel comma lì che è stato usato, mi sono andata a vedere il potenziale impatto negativo o positivo della nuova regola. La nuova regola nulla dà. Forse toglie qualcosa. Perché che valore aveva scrivere che ogni trattamento correlato alla genitoria, al trattamento di padre e madre, anche in ragione dell'uso dei diritti? Qual era l'apporto, qual era il valore aggiunto? Semplificare il ragionamento. Qui abbiamo una lavoratrice a cui non viene rinnovato il contratto, ma un contratto che scade nel periodo della maternità. Nel periodo della maternità. Il contratto suo scade e lei riceve, in base alla legge, il trattamento dell'INPS, per cui non c'è un problema di violazione delle regole. I suoi colleghi, però, hanno avuto il rinnovo e in ragione del rinnovo hanno acquisito i 3 anni per la stabilizzazione. Per cui dal punto di vista tecnico, cosa fa questo caso? Costruisce la posizione unitariamente considerata della lavoratrice, per cui non dice il mancato rinnovo è discriminatorio. Dice che in ragione del mancato rinnovo, ma se fosse stato proroga non sarebbe cambiato nulla, in ragione comunque dello stato di gravidanza, ma nonostante il riconoscimento dei diritti di tipo economico dell'INPS, il trattamento è discriminatorio, perché ha violato l'articolo 25,2 del testo unico modificato. Perché era una regola che consentiva di semplificare, perché tutto ciò che rilevava direttamente o indirettamente sulla genitorialità produceva l'illegittimità, perché il trattamento deteriore correlato. Ora vi devo dire, io apro, rimango aperta, sto continuando a seguire, non ritrovo ancora delle posizioni soddisfacenti, però intanto provate a rifletterci, voi che siete, state lavorando nei dottorati, provate a rifletterci, perché il cambiamento della nozione, di una nozione di sintesi, si consente di tornare alla nozione generale, però aiutava soprattutto laddove ci fosse una causa, a costruire una causa. Causa che è stata anche facilitata da un onere della prova rivisto, perché la giudice Tria, donna, nella scrittura della sentenza, ha ribadito, eccolo qua, semplificava il riconoscimento della discriminazione, il comma 2 bis, ma soprattutto fa un ragionamento che è non me lo sono segnato qui, sul principio di vicinanza della prova. Datore di lavoro, non poniamo un problema di onere della prova o di inversione dell'onere a prova o di presunzioni che alleggeriscono l'onere della prova. Datore di lavoro ce l'ha il numero delle persone che sono ben chiaro al datore di lavoro chi ha stabilizzato e chi no. Quindi basta applicare il principio della vicinanza della prova alla parte che delle due è a conoscenza dal punto di vista gestionale. Guardate, io ho come l'impressione che questa sarà una strada che troveremo ripercorsa in altri contesti. Sicuramente ve lo lascio come dato di fondo, perché la modifica della nozione di discriminazione incide nel 2021 sul settore pubblico e sul settore privato. Thomas, non ho seguito una riga delle cose che mi ero scritta, va bene, adesso mi dispiace. Del settore pubblico e del settore privato si applica ad entrambi. Ci sono delle modifiche però che riguardano solo il diritto pubblico, il diritto privato, c'è il rapporto sulla situazione del personale che ha i soggetti tenuti a compilarlo, i contenuti, le sanzioni, l'utilizzo del rapporto, non riguarda la pubblica amministrazione. Non me ne vogliano le consigliere, la pubblica amministrazione ha il percorso costruito attraverso i comitati unici di garanzia. Anche se quel ragionamento va rivisto rispetto alla circolazione dei dati, perché non basta che il Comitato Unico di Garanzia dia i dati, li trasmetta all'organismo di valutazione, perché poi finisce come mero adempimento formale.
quello che sarebbe importante fare è condividere con le parti sindacali quei dati per avviare un percorso di prevenzione delle discriminazioni eventuali all'interno del luogo di lavoro. L'OIV è importante, è stato per un momento il punto unico di appoggio dove trasmettere i dati, perché c'era il ragionamento sull'organizzazione, però vi direi che è da tenere in considerazione. Non possiamo occuparcene oggi. Per il settore privato, il rapporto sulla situazione del personale è uno strumento di supporto giudiziario. È importante, ma non basta, perché è in particolare all'interno di un ente che i dati rilevano. Andare davanti al giudice, come è chiaro a tutti, è un costo, un tempo, è un problema, e sono pochissime le persone che vanno davanti al giudice, e io dico va bene, è giusto così, troviamo delle soluzioni però per prevenire. Sono state approvate le linee guida sulla certificazione della parità che non riguardano i settori pubblici, per cui il percorso che riguarda solo il privato. Ve lo lascio semplicemente perché c'è un'intersezione in questo tema con la gestione che viene fatta dal punto di vista organizzativo dei PIAO, cioè la programmazione integrata. Sulla programmazione, io ve li lascio così li potete vedere e ve li guardate, gli indicatori, i cluster di applicazione, perché mi interessa, devo dire la verità, con voi riflettere sul rafforzamento della parità in funzione di governo della transizione. Nella complessità della transizione, rafforzare la parità significa approcciare al tema della parità in modo antiretorico, cioè in cui quel modo in cui non ci basta dire sì, valorizziamo la parità. Insomma, proviamo a cercare qualche autocompiacimento per la mera indicazione di principio. Ecco. Provo a semplificarmela così. Aggiungo la centralità del diritto del lavoro, ma potete guardarvela poi voi, le leve da azionare nel funzionamento della prevenzione, che è la chiave, secondo me, su cui noi dobbiamo ragionare per enti, grandi enti che riescano a costruire delle politiche anche di positive, in cui ci sia questo ruolo importante dell'ente pubblico come promotore di buone prassi. Se ci avete fatto caso, chi lo studia da un po' di tempo, c'è stata una sorta di inaridimento di questo tema e una sorta di riproposizione di vecchi modelli, è stato un pochino un circolo vizioso, si riproducevano le stesse logiche, le stesse esperienze. Invece è arrivato il momento, secondo me, di osare. Leve da azionare, ragionamento di base da fare, la logica integrata e la separazione. No, è chiaro che quando ragiono, Tilda ha rappresentato l'esperienza soprattutto dell'università, è importantissima, ragionare oggi di parità significa dentro la pubblica amministrazione ragionare di logiche integrate, tenendo però in considerazione anche l'impatto di genere di scelte neutre, non dimentichiamocelo mai, il gender mainstreaming, che tende in realtà un po' così a sfumare. Sulle questioni delle regole omogenee nel lavoro pubblico e nel lavoro privato, no, perché i contesti sono diversi, i principi sì, ma per il funzionamento e l'efficacia dell'azione è chiaro che i percorsi sono diversi e vanno valorizzati nella loro diversità. Arrivo alla contrattazione collettiva di primo e di secondo livello. In fondo ho parlato fino adesso perché volevo arrivare qui, a questo punto. Vi vorrei introdurre al lavoro, ve l'ho sintetizzato in poche slide, mi dai 2 minuti? Due. L'introduzione al laboratorio che comporta la consapevolezza che la contrattazione collettiva è uno strumento. Non è altro se non uno strumento di costruzione di regole e quindi l'approccio negativo nei confronti. No, è uno strumento, bisogna viverlo come uno strumento importante. Che c'è un tema di linguaggio ed è chiaro a tutti, ma non è solo un tema di linguaggio, perché se io isolo il linguaggio da tutto il resto, anche qui è un modo molto retorico di affrontare la questione della parità, e poi c'è un tema di contenuti di genere. Il metodo di lavoro del laboratorio, il ragionamento è niente di teorico, solo problemi concreti.
solo problemi concreti, cioè un elenco, io ve ne faccio 16, ve li faccio vedere, 16 problemi concreti che può risolvere la contrattazione collettiva. 16 minuti. Ah, ma assolutamente, guarda come faccio velocemente. Allora, contrattazione collettiva nel settore privato non ci interessa, però noi dobbiamo ragionare dentro la pubblica amministrazione. Quindi abbiamo un sistema iperregolato nella pubblica amministrazione, quindi il primo ostacolo alla contrattazione collettiva sarà spiegare che un conto è l'iperregolazione, un conto è che l'iperregolazione diventi un ostacolo a ogni tentativo di modifica. La moltiplicazione delle sigle sindacali, delle formule di rappresentanza e degli organismi di partecipazione, il disegno va costruito all'interno di ogni singolo ente, e qui ci vuole la testa, qualcuno. La testa è della RSA, sarà RSU, va bene, del comitato unico, qualcuno ci deve mettere il disegno. È il direttore generale, è il rettore, chiunque, però qualcuno ci deve mettere il disegno, l'equilibrio complessivo. I vincoli di bilancio ed economico-finanziari devono accompagnare ogni riflessione sulla pubblica amministrazione, cioè il costo deve essere zero. Vi faccio questo elenco. Il problema comune è, tra il pubblico e il privato, che la questione di genere è vissuta come un cliché, quindi come tale affrontato. Qual è il tema? Se io comincio a lavorare sul livello decentrato, migliorando le competenze del secondo livello di contrattazione, aiuto a migliorare anche il primo livello, per cui parti con un processo che è un processo bottom-up e non top-down. Non credo moltissimo in questa fase al processo top-down. Lavorare a livello decentrato ci può consentire di migliorare per induzione anche le relative categorie. Gli incentivi nel settore privato si accompagnano ai vincoli nel settore pubblico. Ve li lascio. Ci sono le potenzialità. Eccola la fase. Ci sono potenzialità che in questa fase, che è quella della post-pandemia, dobbiamo riconoscere. Prima non c'erano le potenzialità. Ora, c'è anche la chiave di lettura del welfare contrattuale che sta transitando verso il settore pubblico, con alcuni passaggi su cui riflettere. Se voi prendete la contrattazione di genere, così come è tradotta dalle confederazioni sindacali, nelle tre paginette che di solito hanno, ci sono le questioni dei congedi, madri e congedi. Non c'è altro. Una grande insoddisfazione ogni volta che vedo quei fascicoli e quegli opuscoli. Con tutta la buona volontà, però, è quella la lettura che ancora si dà. Io credo invece, eccolo qua, la scelta dei temi per la pubblica amministrazione, secondo me, oggi, letta attraverso la trasformazione del 2000, dal 2010 in poi, è che si deve ragionare di protezione della genitorialità in senso lato, che deve farsi un ragionamento sulla flessibilità del lavoro, sia in termini di tempo che in termini di luogo, che deve essere offerto uno spazio nella contrattazione di genere, riconoscendo anche la trappola della cura, cioè quella, il ruolo e gli impegni dei caregivers all'interno dei luoghi di lavoro. C'è un altro capitolo, che sono le questioni retributive. Il gender pay gap c'è nella pubblica amministrazione, ma è chiaro che gli strumenti sono diversi da quelli del settore privato, perché dobbiamo guardare la performance e gli obiettivi, quindi ragionare a partire da ciascuna singola amministrazione. L'intersezione tra salute e sicurezza, molestie e la nuova traduzione della Convenzione OIL sulla violenza, la violenza nei luoghi di lavoro, va data una risposta a questo tema emergente. C'è un progetto di legge in corso di approvazione, ma ancora non è stato approvato, e aggiungo, ci si occupa di contrattazione di genere anche ragionando di questioni di tipo procedurale, commissioni varie, organismi partecipativi e fare il punto dell'equilibrio interno. Io credo che questi siano i temi della contrattazione di genere nel settore pubblico da affrontare. Qui c'è lo spazio per poter ricostruire dal basso il ragionamento di base che ci consente l'intersezione tra i tre nuclei normativi: testo unico sul pubblico impiego, testo unico sulle pari opportunità e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Vi faccio solo, ve le lascio per farvele vedere poi. Siamo in un ospedale.
La retribuzione del lavoratore turnista a tempo pieno e del lavoratore turnista a tempo parziale deve rispettare il principio di parità di trattamento? Questo è un problema reale. Ci sono due persone che hanno un problema di turni e applicazione del principio di parità di trattamento. È possibile scrivere una regola? È possibile. Anzi, è doveroso nella misura in cui c'è già stata una Cassazione su questo tema, ha tracciato gli elementi per la decisione per cui per fare contrattazione collettiva di genere, oggi a livello decentrato, bisogna avere conoscenza e tentare di scrivere regole che comportino un allineamento della legalità dell'ordinamento, ma soprattutto questo coniugare, la necessità di coniugare la transizione verso una nuova pubblica amministrazione, che però porta con sé quel pacchetto di diritti che devono essere garantiti a chiunque lavori in qualunque luogo di lavoro. Grazie, mi fermo. Grazie alla professoressa Calaffà per questo quadro d'insieme veramente molto articolato, non ci aspettavamo di meno, avevamo altissime aspettative, sono state tutte colte, e grazie per alcune sottolineature. Richiamo solo alcuni punti nella chiave di formazione, perché è quello che ci interessa in questo percorso. Mi ha fatto molto piacere sentire la parola formazione continua, che è la grande sfida della pubblica amministrazione, ma più in generale del sistema sociale, economico, territoriale. L'università può dare un contributo importantissimo su questo, e a Modena, ma so anche in altri contesti, anche dove opera appunto l'aula, si centrano molte delle strategie future su questo aspetto. Grazie per aver richiamato il ruolo dei centri di ricerca, questo laboratorio, vedete anche forme di sperimentazione che noi anche come CRID stiamo praticando, ma so anche altri centri lavorano molto su questo, partire dai casi, la logica non top down ma bottom up, che dovrebbe diventare anche una metodologia di chi studia nei vari corsi di giurisprudenza, di economia, di scienze sociali. Grazie per aver richiamato alcuni fondamentali: partecipazione, contrattazione collettiva. Abbiamo vissuto nel mito della individualizzazione e della competizione, della competitività. Forse è il tempo, visto che se ne è perso molto di tempo dietro queste macro parole guida, di cambiare approccio. Mi ha fatto molto piacere. Questo ovviamente è un tratto valoriale anche di merito e anche di orientamento di lavoro. Ci ritroviamo come CRID, ma direi anche con il nostro progetto pienamente in sintonia. Grazie per aver richiamato i temi della cura, della disabilità, della presenza di una nuova generazione anche nei consessi decisionali. Grazie per aver richiamato le riflessioni di Tinder a Dabbo. Grazie per aver mostrato, più di questo, come non si possano disgiungere i piani. Questo progetto che stiamo portando avanti in termini di formazione vuole proprio lavorare in maniera integrata. Integrata per quella che è, come dire, la partecipazione attiva, ma anche dal punto di vista disciplinare. Siamo veramente molto contenti di avervi ascoltato. Credo sia un'ottima notizia avere a disposizione le slide che ci hai promesso. Assolutamente. Quindi non potrai sottrarti, le abbiamo già incamerate, perché noi siamo per la cooperazione, giusto? Assolutamente, però oltre alle slide adesso, le slide come solito sono ragionamenti sintetici, più grafici che non, però io credo che un paio di letture, per chi, non per tutti ovviamente, possono essere utili per chi sta conducendo, quindi magari le linee guida su questa contrattazione ve le mando. Metteremo tutto a disposizione, le slide. Sembra una minaccia detta loro. No, penso che sia, poi ognuno ne fruirà come riteniamo. Anche perché noi siamo per la condivisione dei saperi e per la cooperazione tra Atenei. Assolutamente. Il che, anche qui sottolineo, per anni abbiamo inseguito alcune allucinanti proposte di competitività all'estremo tra Atenei, e noi invece vogliamo cooperare e soprattutto mettere a disposizione i saperi. Grazie davvero, Laura, per questa... Abbiamo una complessa gestione, ma ne verremo a capo. Abbiamo una complessa organizzazione di tavoli. Sarebbe assolutamente naif se, dopo aver parlato di cooperazione, ci facessi cadere. Invito a avvicinarsi il
secondo relatore, che è il dottor Inghiarra, lo faccio accomodare tecnicamente, prego, si accomodi. Mi sento un po' di chiara. Perfetto. Niccolò Inghiarra, vi dicevo, ci fa molto piacere con la cooperazione tra Atenei. Il dottor Inghiarra viene dall'Università di Macerata. Ci siamo conosciuti nell'ambito di una nuova versione dei corsi di formazione, di alta formazione su donne, politiche e istituzioni, che a Macerata ha messo a tema da qualche tempo anche le questioni di genere in senso stretto. E la cosa che mi fa molto piacere in questo modo anche, come dire, dar voce ai dottorandi, alle dottorande che stanno svolgendo attività di ricerca su questi temi. Ascoltiamo Niccolò, ma credo questo sia un messaggio che va nella direzione appunto della partecipazione attiva di coloro che svolgono attività di dottorato, perché anche qui per un po' di tempo ci si è persi dietro la estrema individualizzazione dei percorsi. Noi sappiamo bene, qui davvero il merito del Dipartimento di Economia della Fondazione Biagi, ma direi anche del nostro dottorato in Scienze Giuridiche e di altri dottorati, è quello di aver invertito questa pratica. È dottorando in un percorso che tiene insieme gli studi globali, Justice, Rights, Politics, è un progetto di ricerca il suo proprio sul benessere organizzativo e della salute, e soprattutto, possiamo dirlo, credo sia una cosa bella, da qualche tempo il dottor Inghiarra partecipa a un gruppo di lavoro coordinato dalla professoressa Dabbo e, come dire, anche in questo senso un dialogo che va oltre i confini territoriali e tematici. Ci parlerà nel suo intervento, che sarà molto contenuto, ma anche il dottor Inghiarra ha preparato delle slide che metteremo a disposizione, di proposte operative, di prospettive, quindi di aspetti molto concreti su questo ambito, che è quello del management all'insegna della diversità, della differenza, e in questo modo articoliamo ulteriormente i temi del nostro seminario. A lui la parola, grazie per essere qui, è un piacere sentirsi vecchi ogni tanto vicino ai giovani studiosi. Prego. Parlando io. Grazie innanzitutto, ecco, della presentazione. No, perché dovete sapere, scusate, se no non si capisce, che visto che io e la professoressa Calafà siamo più o meno coetanei, era cosa abbastanza rara quando noi si faceva il dottorato, e vorrei questo sottolinearlo, avere occasioni, credo che anche il collega senatore possa confermare, avere occasioni come queste dove illustrare magari anche in una fase embrionale le proprie ricerche. Si era chiamati a studiare molto, a faticare, a sudare e anche un po' a sputare sangue, ma raramente quando si era dottorandi si poteva avere accesso alle discussioni plenarie. I tempi cambiano, a volte migliorano, secondo me sono migliorati da questo punto di vista. A lei la parola. Questa è la ragione per cui mi sentivo e mi sento personalmente un po' vecchio. Beh, allora innanzitutto, ecco, la ringrazio per la presentazione, poi grazie alla professoressa Calafà per le riflessioni e il quadro veramente dettagliato e preciso, ecco, che ci ha fornito. E come diceva il professore, io sto svolgendo un dottorato di ricerca su un progetto che ha come, ecco, obiettivo quello di tracciare un po' le linee guida in tema di management del benessere organizzativo e della salute da un punto di vista interdisciplinare e in particolare fortemente anche umanistico, un approccio, ecco, fortemente umanistico partendo dall'etica della cura e dalla, ecco, filosofia politica, quindi avrà un approccio, ecco, un po' più umanistico alla questione. Innanzitutto, ecco, riallacciandomi anche al quadro che ha fornito la professoressa, alla luce, ecco, degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e in prospettiva anche post-pandemica, il presupposto da cui vorrei partire è che ovviamente confrontarsi con le differenze significa ovviamente partire dalla cultura, o meglio dalle culture. E, ecco, anche dal punto di vista terminologico
parlare, ecco, di differenze piuttosto che di differenza. E ricordare che dunque all'interno proprio della, del contesto globale le organizzazioni, sia pubbliche che private, non giocano ovviamente più, come all'epoca dello scientific management di Taylor, quindi all'inizio del Novecento, non giocano solo una funzione, ecco, un ruolo economico, ma ovviamente un ruolo sociale. E da qui, ecco, l'espressione di responsabilità sociale che dapprima in letteratura e poi ecco, fatto proprio anche dalla Commissione europea nel 2001 nel Libro Verde, sta diventando sempre più una, ecco, un'espressione di cui si sente parlare più spesso. Le organizzazioni, ecco, private, sia pubbliche che private, sono attori o meglio attrici sociali che si trovano davanti, soprattutto in questo periodo, a una sfida decisamente importante, ed essere qui oggi anche significa che effettivamente vi è questa esigenza, ovvero quella di cercare di trovare una soluzione e far conciliare il binomio lavoro efficienza con il benessere delle persone, in quanto il ruolo che, come appunto detto, il ruolo che giocano è anche sociale. La proposta, ecco, che io porto oggi rappresenta uno degli aspetti della mia ricerca, ovvero il diversity management, un'espressione che non rappresenta, ecco, più che altro il diversity manager, ecco, non rappresenta più che altro una figura, ma più che altro una serie di competenze aggiuntive a quelle che dovrebbe rappresentare la formazione, il background di un di chi gestisce le risorse umane. Ecco, facendo un piccolo cappello, ecco, introduttivo, un piccolo excursus teorico, gestire, ecco, per quanto riguarda, ecco, proprio la gestione delle differenze, la soluzione che propongo è quella del diversity management, un'espressione che nasce nel mondo anglosassone a fine degli anni Ottanta e si pone sulla scia di quello che è il movimento del Civil Rights Movement, ossia quel movimento che a partire dagli anni 60 in America ha portato le istanze sociali soprattutto in ambito, ecco, lavorativo, e in particolare dunque l'espressione diversity management nasce all'interno di uno studio condotto nell'87 che faceva riferimento a quali sarebbero stati gli scenari lavorativi del nuovo millennio e come fare ad affrontare quella, la grande diversità che si sarebbe, ecco, rappresentata sul workplace americano, caratterizzato da differenze non solo di genere, ma religione, orientamento sessuale, culturale, età e nazionalità. E la risposta, ecco, che fu data in ambito, ecco, americano è l'introduzione di un orientamento, o meglio di un approccio, che fosse finalizzato alla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, in grado di favorire l'espressione individuale e di utilizzare l'espressione proprio individuale, il potenziale dei lavoratori come leva strategica per gli obiettivi organizzativi. Ora, il diversity management, ecco, come approccio di questo tipo, di cui, ecco, si sono date tante definizioni, questa è probabilmente una di quelle più esaustive, muove su due livelli che sono apparentemente opposti, ossia quello dell'eguaglianza e quello della consapevolezza della differenza. E la finalità che si pone è quella di cercare garantire, ecco, ad ogni dipendente le stesse opportunità, ma in modo differente, ossia consapevole delle differenze in senso di diverse esigenze, diverse aspettative, diversi bisogni di ciascuno. E in questo contesto il diversity management
all'interno delle teorie organizzative si pone come superamento del paradigma delle azioni positive in senso stretto, ossia delle affirmative actions americane, perché ecco, negli ultimi anni, soprattutto in Europa, vi è stata una grande anche, possiamo dire, confusione terminologica tra azioni positive, pari opportunità. E partendo dal senso, dalle azioni positive in senso stretto, quindi quelle nate in ambito anglosassone, che miravano alla riserva, diciamo, di una quota di dipendenti provenienti da alcune categorie ritenute in minoranza, si è passati poi alle pari opportunità, o meglio in ambito anglosassone, l'Equal Employment Opportunities, che miravano, ecco, più a fare un passo in avanti e quindi a muoversi sul piano dell'uguaglianza sostanziale. Ecco, il diversity management invece si pone proprio come ulteriore passo in avanti, quindi non solo uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale, quindi integrazione, ma anche valorizzazione, o come ecco, in ambito proprio anglosassone veniva definito nello studio dei fine anni 80 come enhancement della singola risorsa umana, indipendentemente, ecco, dall'appartenenza o meno a quei stereotipi o a quei gruppi stereotipati di cui si riteneva che a cui si riteneva che dovesse essere data voce. E in ambito, ecco, europeo, il modello del diversity management è stato ha trovato una via soprattutto all'interno delle carte della diversità, nate agli inizi, ecco, degli anni 2000, e vorrei, ecco, brevemente, non è, ovviamente, poiché la professoressa Calafà ha dato veramente un esaustivo quadro della situazione normativa, vorrei muovermi soprattutto per quanto riguarda, ecco, le esperienze di promozione proprio più operative in questo campo. In particolare vorrei, ecco, far riferimento a innanzitutto a uno standard approvato l'anno scorso, nel maggio 2021, da parte dell'International Standard Organization, che ha approvato, ecco, una norma, la norma 30.415, e che per la prima volta ha dato, ecco, fornito una guida per modelli di gestione diversificata delle risorse umane, scalabile, quindi adattabile a le più disparate, ecco, categorie di organizzazioni, sia pubbliche che private, e ha anche fornito uno schema per ottenere una certificazione proprio in tema di diversity ed inclusion management. E lo standard è stato tradotto dall'UNI a settembre dell'anno scorso ed è ovviamente reperibile, e rappresenta, ecco, un ulteriore passo in tema proprio di sensibilizzazione e di visibilità della problematica, ecco, della gestione delle differenze, che vada oltre quel processo, che vada oltre a quei modelli standard che si sono avvicendati nel tempo e che hanno portato poi a magari a processi di assimilazione delle differenze in ambito lavorativo, o a processi anche di separazione. E la via europea, ecco, come ricordavo invece, in ambito europeo, in ambito, ecco, nel nostro continente, è stato quello delle carte della diversità, che sono in particolare delle dichiarazioni di intenti sottoscritte volontariamente dalle organizzazioni sia pubbliche che private, e che come poi arriverò, ecco, un po' tirando le conclusioni, quando parlerò anche dei vantaggi e anche delle criticità, dei possibili fallimenti di questo modello, e probabilmente rappresentano, ecco, da una parte un punto di forza, perché si pongono sempre sulla scia, ecco, di questa importanza della sensibilizzazione in materia, ma anche della visibilità e della comunicazione esterna, ma che ovviamente sono proprio basandosi sull'aspetto volontaristico e sui pochi finanziamenti che sussistono, rischiano di essere più dei diciamo vessilli che
reali, delle reali, ecco, modalità di gestione, ecco. Per quanto riguarda, facendo una, non so, ecco, se voi già avete sentito parlare, perché non sempre, ecco, se ne è parlato ed è questo anche una delle, una delle finalità del mio intervento, è quello di rendere noto comunque questa iniziativa che è nata per la prima volta in Francia nel 2004. E ecco, le organizzazioni francesi in particolare hanno deciso di firmare questa prima, ecco, dichiarazione, questa prima carta della diversità, in quanto le direttive del 2003, del 2000, su in particolare la parità di genere e sulla parità in ambiente di lavoro nella sua complessità, necessitavano, a detta appunto proprio di questa organizzazione, un tentativo di rendere diciamo effettiva il recepimento delle direttive, non solo, ecco, attraverso iniziative formali o legislative. In Italia, diciamo, la via, ecco, delle carte della diversità è stata seguita nel 2009 con la in particolare la Fondazione Solidaritas, che ad oggi, ecco, che dopo aver dato vita, ecco, alla Carta delle Pari Opportunità Italiane, ad oggi vede un'adesione di 800 imprese, tra imprese, ecco, e pubbliche amministrazioni, e comunque 700.000 lavoratori. E la Commissione Europea ha cercato comunque di sostenere questa esperienza. Tuttavia, la problematica maggiore è proprio quella dei finanziamenti. È vero che aderire a questa, diciamo, a questa esperienza, a questa iniziativa, dà l'opportunità di partecipare a eventi anche internazionali e servirsi di strumenti messi a disposizione per il monitoraggio e la valutazione in ambito proprio di applicazione di modelli di diversity management. In particolare, ecco, come in ogni caso, arrivando ora a un aspetto, anche un piano più operativo, per poi ritornare anche alle carte della diversità, come applicare da un punto di vista proprio di teoria organizzativa il modello della gestione diversificata? E in letteratura, ecco, una dei modelli, ecco, delle proposte avanzate è quella che vede un'applicazione trifasica. Un'applicazione, ecco, adatta sia alle pubbliche amministrazioni che alle imprese, che parte da un livello strategico fino ad arrivare ad un livello operativo. In particolare, il livello strategico prevede la formulazione, ecco, di una nuova vision aziendale, consistente appunto nell'identificazione dei principi e delle motivazioni che possono spingere l'organizzazione a seguire questo approccio. Tra questi, ovviamente, come ricordava anche prima la professoressa Calafà, il decreto legislativo 81-2008 è stato spesso, ecco, utilizzato come uno dei riferimenti normativi su cui basare le motivazioni, ecco, legali. E in particolare l'articolo 28, che fa riferimento alla valutazione dei rischi anche per quanto riguarda quei lavoratori esposti a particolari rischi, tra cui ovviamente rientrano quei lavoratori che potenzialmente sono esposti a discriminazioni per quanto riguarda la propria provenienza, la loro provenienza etnica, l'appartenenza a una categoria comunque ritenuta in minoranza. E infine, sempre lo stesso articolo 28 fa ovviamente riferimento al notissimo stress al lavoro correlato, e ovviamente una motivazione diciamo, utilizzo di questo modello di gestione diversificata si fonda anche sulle linee guida dell'INAIL, che quando parlano ovviamente di eventi sentinella, e quindi anche anche elencati, ecco, all'interno delle linee guida, possono ben derivare da fattori di discriminazione. E un'altra motivazione, ecco, un'altra, ecco, cerco di stringere un po'
la presentazione, vorrei fare ecco, riferimento al decreto legislativo 254 del 2016, la dichiarazione non finanziaria, di cui parla anche la Fondazione Sodalitas, che prevede ovviamente ecco, un'attenzione particolare alle risorse umane e ai diritti umani. A livello strategico fa riferimento ovviamente anche alla formazione, formazione che non può non comprendere ad esempio l'abilità di chi gestisce le risorse umane di comprendere il cosiddetto code switching, ovvero quella serie di aggiustamenti del comportamento nell'identità e nell'appartenenza messi in atto da una persona appartenente a un determinato gruppo e all'approccio intersezionale e all'utilizzo di un linguaggio comunicativo. Passando poi a livello progettuale, sempre in letteratura è stata proposta, oltre ovviamente ad esempio al particolare ruolo che giocano i CUG, all'introduzione di figure ad hoc come il Diversity and Inclusion Manager, una serie di, per quanto riguarda ecco, proprio questo aspetto più tecnico, posso fare riferimento, poi magari dare una piccola bibliografia al manuale di Diversity Management, Uno sguardo all'Europa della professoressa Zifaro, che è molto esaustivo in materia. E per quanto riguarda ecco, il livello operativo, quindi la traduzione degli aspetti progettuali in azioni concrete, un punto di riflessione interessante che vorrei gettarvi appunto lo studio realizzato da UNAR e Istat nel 2020, che comunque fornisce una serie di spunti in materia pure proprio di buone prassi e un monitoraggio a livello nazionale riguardo l'introduzione di queste di misure ecco, di diversity management in tutti gli ambiti. E ecco, a questi comunque le buone prassi posso rimandare tranquillamente ai manuali e poi darò ecco, la bibliografia magari a chi fosse interessato ad approfondire. E stringendo per quanto riguarda ecco, quando parlavo all'inizio, ho cominciato con anche fare un riferimento a quelli che poi sarebbero stati i vantaggi, ma anche le possibili criticità di questo approccio e di questo modello. Ecco, ovviamente il benessere organizzativo rappresenta uno dei vantaggi, che uno degli obiettivi, anche uno dei vantaggi di un'applicazione ecco, diversificata di un approccio diversificato alla gestione delle risorse umane, da cui dipende poi ovviamente una maggiore capacità attrattiva una maggiore resilienza. Uno studio in particolare del 2020 di McKinsey è stato proprio dimostrato come in una prospettiva post-pandemica le organizzazioni sia pubbliche che private che avevano già introdotto politiche di diversity management siano state anche quelle in grado di poi risollevarsi più velocemente. E le criticità ovviamente quali sono? Le criticità sono innanzitutto il pericolo di cadere nell'ontologia positivistica del concetto di diversità, e considerando le diversità come una sorta di ordine naturale dato una volta e per tutte, quindi parlare di differenza e non di differenze, di differenza quindi come una categoria facilmente misurabile e che è statica e mai ecco in movimento. E da questo primo pericolo deriva anche il rischio di una visione dicotomica dei gruppi, quindi l'in-group e l'out-group, e il pericolo ecco, di piegare le categorie semplici, ecco, le strategie di gestione delle differenze semplicemente a strategie di visibilità, di miglioramento dell'immagine aziendale o dell'amministrazione. E infine, ecco, uno spunto di riflessione che non rappresenta solo una criticità è quella di non soffermarsi solo su quelle che si ritengono ecco, le minoranze, ma di considerare e non considerare magari irrilevante una determinata, ecco, non considerare nulla ecco, di irrilevante all'interno delle risorse umane, ma di essere in grado di gestire il personale in modo tale da valorizzare il singolo e non
creare dicotomie e quindi cadere in quel processo di separazione a cui aveva fatto anche riferimento prima la professoressa, che è proprio ecco, il rischio che si è presentato ecco, nella... probabilmente è stato quello, ecco, ma maggiormente ad esempio per quanto riguarda, non voglio entrare in merito, il problema del disability management e quindi così via. Per quanto riguarda brevemente proprio le prospettive per un'effettiva implementazione, ecco che le carte della diversità forse potrebbero rappresentare un modello da seguire se effettivamente si puntasse sulla formazione, quindi attraverso maggiori finanziamenti si fosse in grado di creare dei percorsi per le organizzazioni di adesione alle carte della diversità e magari anche creare delle reti di scambio, di collaborazione che vadano in maniera più settoriale e che non siano semplicemente baluardi nazionali, ma che magari si muovano su campi ecco, più ristretti e operino magari sullo stesso ambiente. Grazie. Grazie al dottor Izzarra. Questa è un'occasione per presentare anche esperienze che sono agli inizi e credo sia importante, come dire, metterle a tema. Io personalmente ho moltissime perplessità su alcune delle cose che ho sentito, ma poi ne discuteremo. Ci sono alcune proposte che sono presenti nelle slide che vi lasceremo, che credo siano il segno anche di come queste buone prassi possono diventare operative. Si parla di carriera alias, si parla di corsi di lingua e formazione professionale, si parla di programmi di reinserimento dopo periodi di assenza, per esempio in caso di maternità. Insomma, si declinano alcune di queste proposte in maniera operativa. Poi credo ci sarà spazio per discuterne, ma è importante appunto presentare anche alcune iniziative volontarie che in questo caso mettono a tema la diversità. Se parliamo di parità, credo dobbiamo sempre tenere insieme diversità ed eguaglianza, ed è una delle perplessità che ho rispetto a questa impostazione, ma non voglio disquisire. È ora il turno dell'ultimo intervento e poi lasceremo spazio alle domande, agli interventi, alle considerazioni del professor Senatori. È giunto il momento di Maria Barberio, della dottoressa Barberio, che forse non ha slide, quindi può accomodarsi. Vicino a me. L'intervento della dottoressa Barberio, che è assegnista di ricerca ma anche docente a contratto, e questo significa rappresentare appunto le diverse condizioni anche delle attività di ricerca di docente all'università. Abbiamo ascoltato la professoressa Calafà, abbiamo ascoltato un dottorando che sta portando avanti ed è all'inizio delle sue ricerche, e poi ci sono figure fondamentali e la loro condizione lavorativa credo debba essere sempre, come dire, messa a fuoco quando parliamo di benessere organizzativo, di retribuzioni. Insomma, è significativo il fatto che la dottoressa Barberio, la professoressa Barberio prenda la parola, perché se vogliamo parlare di parità e di contrasto alle discriminazioni dobbiamo sempre guardare anche all'interno del sistema accademico e dare voce anche a chi ha condizioni lavorative peculiari. Ci parlerà di uno strumento molto specifico che viene dal mondo anglosassone, che mette a tema il rapporto tra benessere organizzativo e promozione della legalità nei luoghi di lavoro. È uno strumento di cui ancora poco si parla nel nostro dibattito, forse non c'è neppure la parola per tradurlo in maniera adeguata in lingua italiana, questo dice lunga sul fatto che siamo ancora, come dire, lontani dall'averlo inquadrato. A volte le cose molto buone e innovative hanno nomi esotici, a volte hanno nomi esotici o anglosassoni, cose anche molto perniciose. E vediamo di cosa si tratta, lascio un po' di suspense e passo a lei la parola per una comunicazione che sarà, credo, spero, nei 15 minuti, perché poi c'è spazio appunto per domande e interventi, sia per chi è collegato a distanza, sia per chi è collegato e collegata, e sia per chi è qui in presenza. Grazie. Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Per prima cosa volevo ringraziare il professor Casadei per l'invito e ringraziare anche tutto il gruppo del progetto di ricerca GEPA, perché comunque ha posto l'attenzione su un tema che è quello della gender equality, di cui si deve parlare sempre di più e anche a volte anche attraverso strumenti tecnici come quello di cui mi occuperò io oggi. Cercherò di essere sintetica, però vorrei anche difendere un po' il mio titolo, perché potrebbe sembrare un po' eccentrico rispetto ai temi che sono stati affrontati oggi. Prima di tutto inquadriamo il fenomeno delle miste giovani, perché, come diceva il professor Casadei, nasce nella common law, e perché nel regno anglosassone anglofono si è avvertita l'esigenza di far emergere all'interno del contesto aziendale gli illeciti perpetrati appunto dagli imprenditori e dai datori di lavoro. Significativo però che nel contesto anglosassone a questa urgenza di far emergere gli illeciti si affianca anche l'esigenza di proteggere i segnalatori. Ecco perché già dal 1989 abbiamo una carta protezione dei segnalatori. Sebbene quindi il mondo anglofono sia arrivato a una teorizzazione del whistleblowing abbastanza presto, perché parliamo quasi della fine degli anni 40, il mondo della civil law invece è piuttosto refrattario a questo strumento. E per spiegarvi perché è refrattario potrei ricorrere alla parabola del sicofante nell'attica. Cioè il sicofante nell'attica inizialmente svolgeva una funzione meritoria, cioè segnalava gli illeciti nella democrazia. Adesso invece, quando noi ci riferiamo al sicofante, ci riferiamo a un delatore, a un calunniatore, a una spia. E per il lavoratore è la stessa cosa. Cioè si ritiene, o meglio si riteneva, che il lavoratore segnalante in qualche modo commettesse un illecito. Quindi il giudizio non è morale come per il sicofante, ma è per la violazione di un obbligo preciso che è posto in capo al lavoratore, che è quello di fedeltà. Quello che l'articolo 2105 pone in capo al lavoratore. In realtà questa interpretazione dell'obbligo di fedeltà del lavoratore è stata un po' rivista nella considerazione per cui l'obbligo di fedeltà non è servilismo, non si spinge fino al punto di dover arrivare sostanzialmente quasi a condividere delle condotte illecite. Anzi, soprattutto grazie anche all'apporto della prestazione si è arrivati a dire che tra datore di lavoro e lavoratore c'è un rapporto fiduciario che però si interrompe laddove il datore di lavoro commette degli illeciti, facendo venire meno quindi anche l'obbligo teorizzato dall'articolo 2105. La Cassazione è arrivata a dire qualcosa di più, è arrivata a dire soprattutto nel 2003 nell'ambito di una pronuncia che aveva ad oggetto una segnalazione per mobbing, quindi quei fenomeni odiosi che tanto faticano a riemergere nelle realtà aziendali ma anche nella realtà della pubblica amministrazione, è arrivata a teorizzare un diritto sociale alla segnalazione e lo ha fatto a partire dall'articolo 41 della Costituzione, dicendo che appunto l'articolo 2105 incontra nell'articolo 41 un chiaro limite, cioè l'attività imprenditoriale non si deve svolgere a danno della dignità umana. Questo potrebbe essere però solo il substrato che difende una parte della mia teoria sul whistleblowing, cioè quella legata più all'aspetto della legalità all'interno di un'azienda della pubblica amministrazione, ma ci manca ancora qualcosa per arrivare al benessere organizzativo. E questo qualcosa è legato da una mia considerazione sul rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro è un rapporto ad alta intensità informativa, quella che spesso manca quando si deve adeguatamente sostenere, anche solo in giudizio, l'esistenza di un fenomeno discriminatorio, del mobbing. Si è arrivati addirittura nella psicologia del lavoro a teorizzare lo straining, perché non si riesce in alcun modo a dimostrare la ripetibilità del tempo del fenomeno del mobbing. In questo senso, e nel senso coinvolto dalla stessa direttiva del 2019, il whistleblowing serve anche ad accostare alla legalità il benessere organizzativo. Benessere organizzativo laddove la segnalazione, per quanto teorizzato anche nella direttiva, non riguarda solo l'illecito civile, l'illecito penale amministrativo strettamente intesi,
ma anche la cattiva organizzazione all'interno della pubblica amministrazione e dell'azienda. In realtà la direttiva, non considerando, è particolarmente chiara quando fa riferimento al whistleblowing come strumento di promozione della cultura dell'equità e quindi anche delle quality gender. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che segnalare può servire sostanzialmente a creare delle condizioni di lavoro migliori, perché si può, quindi si dovrebbe, nell'ambito soprattutto di un'ottica di organizzazione aziendale che si rivolge a un sistema di tipo fiduciario, si dovrebbe sperare che poi quella segnalazione venga gestita e procedimentalizzata in un dato modo. In questo senso i due sistemi, il sistema privato e pubblico, divergono nettamente. E divergono, e questo di solito non accade quasi mai, perché il sistema del pubblico è molto più avanzato rispetto al sistema privato. Il sistema privato innanzitutto non conosce una normativa sul whistleblowing, che è rilegato nell'ambito del decreto legislativo 231, quindi come strumento di NEA compliance, che però, ve lo leggo testualmente, non fa riferimento a qualsiasi illecito, ma all'illecito che viene commesso a detrimento dell'integrità della realtà aziendale. Quindi sostanzialmente c'è un obbligo che viene configurato, ma semplicemente per tutte quelle condotte che vanno a ledere l'integrità aziendale. Quindi non guarda in alcun modo alla legalità e non guarda in alcun modo al benessere organizzativo. Nella realtà pubblica invece c'è un sistema diverso, decisamente più avanzato, che troviamo nel testo unico del pubblico impiego, che è l'articolo 54-bis, che prevede la possibilità di segnalare appunto l'illecito con la garanzia dell'anonimato. Il sistema che funziona meglio al momento in Italia è quello predisposto dall'ANAC, che peraltro è stato anche valutato dal garante della privacy, proprio per l'efficienza nel rendere realmente anonima la segnalazione. Dov'è che forse però siamo ancora un po' manchevoli? Prima di tutto nell'informazione ai lavoratori dell'esistenza di questo strumento. In seconda battuta sulla procedimentalizzazione. Perché? Perché anche nella pubblica amministrazione è il responsabile per la prevenzione della corruzione. Ci chiediamo tutti perché, ovviamente la risposta è che il whistleblowing nasce anche per l'Ocse, per una lotta, diciamo, alla corruzione. Però capite che trattare una denuncia, una segnalazione per mobbing da parte di qualcuno che si è evidentemente formato sulla prevenzione, sulla corruzione, non è una modalità corretta di procedere, non ha la formazione adeguata. Questo lo evidenzia anche l'ANAC, dove chiede la creazione di un gruppo di lavoro dove ci siano competenze trasversali. In questo senso basterebbe, a mio avviso, fare poco, cioè si potrebbe affidare l'istruttoria a tutti quegli organi che la professoressa Calafà ci ha indicato come ben più competenti per poterne valutare l'impatto. Sicuramente, perché credo così tanto nel whistleblowing? Perché credo sostanzialmente nell'esistenza di strumenti che internalizzano la risoluzione dei problemi, perché credo che non sempre l'esternalizzazione della risoluzione dei problemi sia ottimale. E perché ho studiato alcuni studi, soprattutto americani, che dicono che il lavoratore ha molta più fiducia nella segnalazione interna. Perché ha più fiducia nella segnalazione interna? Perché ritiene di essere ancora parte di quella realtà aziendale, di poter in qualche modo contribuire in una logica partecipativa. Mentre quando effettua la segnalazione all'esterno, un po' come se il famoso 2105 si fosse già messo da parte, come se il lavoratore non facesse più parte di quella realtà. Quindi non sembra che il lavoratore è il famoso sicofante, ma in realtà nella segnalazione si deve vedere anche la logica di una costruzione del benessere, di un miglioramento nella realtà aziendale, ed è per questo che bisogna procedimentalizzare anche le segnalazioni secondo alcuni criteri. Il primo criterio è la tempestività. Il lavoratore non avrà mai fiducia in un sistema di segnalazioni se la sua segnalazione non viene trattata entro tempi ragionevoli, se non viene realizzata un'istruttoria approfondita e soprattutto se non vede poi dopo un cambiamento nella realtà aziendale che vada verso la promozione del benessere. Questo a maggior ragione
in presenza di fenomeni come quelli discriminatori oppure vessatori come appunto il mobbing o lo streaming. In sostanza, quello che, e qui mi avvio alla conclusione, quello su cui si deve intervenire, perché la direttiva purtroppo non è risolutiva rispetto al problema vuoi dell'assenza di una normativa nei privati. Perché non è risolutiva? Noi non l'abbiamo ancora recepita, ma noi siamo gli unici. L'hanno recepita in Europa solo 8 paesi e attualmente, ad esempio, l'Ungheria non ha, ha deciso di non avviare proprio un dialogo sul recepimento di questa direttiva. E dicevo perché la direttiva purtroppo lascia agli Stati membri la possibilità di non attuare alcuna modifica laddove le imprese abbiano meno di 50 dipendenti, quindi taglia fuori gran parte del nostro tessuto industriale. Perché non è poi dirimente? Perché, come spesso accade, lascia la libertà agli Stati membri di individuare una procedimentalizzazione. Procedimentalizzazione che con pubblico abbiamo detto c'è e c'è perché? Perché l'ANAC ha un ruolo suppletivo. Mentre nel privato non c'è nessun ente che va a verificare se l'impresa abbia trattato la segnalazione nei tempi corretti, se abbia proposto un istruttore approfondito e se abbia attuato delle modificazioni, nel caso del pubblico c'è l'ANAC e l'ANAC può erogare sanzioni fino a 50.000 euro laddove la segnalazione non sia stata in alcun modo procedimentalizzata. Quindi la mia idea è, rispetto al benessere organizzativo, che una partecipazione dei lavoratori può arrivare anche laddove la segnalazione parta da un deficit. Non necessariamente il coinvolgimento sarebbe meglio averlo a monte, però non si deve sottovalutare anche l'importanza che può avere sul benessere organizzativo il coinvolgimento che parte da una situazione evidentemente patologica. Grazie. Grazie davvero alla dottoressa, professoressa Barberi, perché ci ha presentato uno strumento innovativo che, come vedete, è peraltro stato in alcuni casi recepito, in altri addirittura rigettato, e forse questo nostro percorso serve anche appunto a portare all'attenzione anche delle istituzioni, anche del livello legislativo, perché no, alcune nuove leve per riprendere il discorso della professoressa Calafà. Grazie anche per essere stata nei tempi. C'è spazio ora per domande, curiosità, richieste di chiarimento da parte delle persone che sono qui davanti a me, numerosissimi, che ancora ringrazio per l'attenzione, ma anche ovviamente per chi ci sta seguendo a distanza. Abbiamo una strumentazione che ci consente ovviamente un dialogo, diciamo, a più. Serve sempre qualcuno che rompa il ghiaccio, quindi immagino che ci sarà. Magnifico, grazie, grazie, perché se il ghiaccio lo si rompe subito è meraviglioso. Grazie. Siamo in questa platea di dottorandi, veniamo da un mondo privato e siamo di Ginevra, siamo felici oggi di essere qui, facciamo parte del gruppo di lavoro che si sta occupando del gender plan aziendale, che è stato approvato dal nostro consiglio di amministrazione a dicembre e adesso stiamo mettendo in pratica le azioni che il piano prevede. Sicuramente è stato interessantissimo oggi e per noi anche sentire quello che viene dal mondo universitario, perché purtroppo nel privato si è sempre un po' lontani dalla realtà diciamo dello studio. Sicuramente per noi è stato importante anche cogliere quello che ha detto la professoressa Carapà rispetto al piano, al piano in realtà, e alle azioni positive, perché comunque è quello che ci aspetta ora da ora in poi per il pubblico impiego, sicuramente capire come il piano diciamo, riprenderà alcuni piani e sicuramente il piano delle azioni positive. E per noi è fondamentale capire come il mondo universitario, essendo noi il prodotto dell'università, si sta muovendo verso queste tematiche e ci faremo sicuramente portavoce rispetto al tema della formazione. Io sono il responsabile della Carta di Cineca, che per me è veramente importante togliere questi studi per poterli portare all'interno del consorzio. Quindi per noi è un ringraziamento oggi per averci ospitato e faremo parte del corso di perfezionamento
perché per noi è fondamentale seguirvi. Vi ringrazio ancora perché veramente è importantissimo avere questi confronti. Ma siamo noi che ringraziamo, perché Algeba, chi coordina, la professoressa Dabba, i colleghi e le colleghe, la dottoressa Sera della Fondazione Viaggi, questo tema della partecipazione sta a cuore per davvero, e la partecipazione significa appunto quello che stiamo cercando di fare, raccogliendo istanze, bisogni, punti di vista, azioni che sono in corso d'opera. Si parlava del gender equality plan, che come dire, è una delle nuove frontiere di sperimentazione di quello che stiamo dicendo. Quindi siamo davvero molto, molto lieti di poter registrare questa sintonia. Peraltro ci ha raggiunto anche la presidente del Centro Documentazione Donna di Modena, la dottoressa Maestroni, perché questi appuntamenti mirano a tenere insieme diversi livelli, diversi mondi associativi della pubblica amministrazione, delle imprese private, dell'università, ma anche del mondo della formazione più in generale, delle imprese, insomma, l'idea è di parlare veramente senza frontiere, ecco. Quindi grazie. Mi ha intanto raggiunto, e lo ringrazio, il professor Senatori, che mi aiuterà in qualche modo a coordinare questa parte di riflessione aperta, e poi svolgerà, alla luce anche delle considerazioni che stanno emergendo, non credo delle conclusioni, ma come dire, in qualche modo una serie di riflessioni che ci aiuteranno poi a proseguire questo percorso. Ci sono altri interventi, chiedo anche ovviamente a chi si collega a distanza, ci fa piacere ascoltarvi e dialogare insieme. Se vi presentate e anche ci dite qual è il vostro contesto professionale, vi ringraziamo molto. Raccogliamo magari un po' di contributi e poi procediamo. Chi ha chiesto la parola? Ho visto la mano alzata. Barbara Chiari. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego, Barbara. Buongiorno a tutti, io sono una studentessa ricercatrice dell'Università di Roskilde in Danimarca e avrei una domanda, ringrazio moltissimo per l'evento, il seminario, e avrei una domanda per il dottor Ingarra. E a proposito, lui ha citato uno studio che raccoglieva, se ho capito bene, dati sul tema della diversità, ma non ho avuto tempo per prendere appunto e volevo chiedere se poteva dire qualche parola in più sui contenuti di questo studio e su chi l'ha condotto. Grazie. Grazie anche per questa apertura internazionale che ci fa piacere. Abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di dialoghi e ci fa piacere constatare appunto questa conversazione. Poi lascerò dopo al dottor Ingarra lo spazio per poter rispondere a questo quesito anche di natura bibliografica, molto utile. Ci sono altri interventi, domande, curiosità, appunto anche di tipo bibliografico. Abbiamo cercato di fornire con la relazione della professoressa Calafà e le due comunicazioni un quadro piuttosto ampio, sia di sistema con la relazione della professoressa Calafà, ma anche su alcuni strumenti possibili che meritano senz'altro di essere tanto conosciuti, studiati e poi, se ritenuti efficaci nella promozione della parità e del benessere organizzativo, anche portati all'attenzione dei vari livelli, sia della pubblica amministrazione sia più in generale del sistema economico e delle imprese. Ci sono ulteriori domande da chi si collega a distanza? Se preferite intervenire anche in forma scritta, potete farlo attraverso la chat. Direi allora, intanto che si preparano eventuali interventi o domande, se il dottor Ingarra ci vuole già fornire come dire, le indicazioni bibliografiche che venivano richieste dalla collega. Allora, per l'indicazione bibliografica facevo riferimento al report statistico realizzato da un ufficio nazionale antidiscriminazione razziale e ISTAT, presentato nel 2020 e reperibile sul sito
UNAR, l'istituto ufficiale, e in pratica lo studio faceva riferimento a una platea di imprese sia sotto i 50 dipendenti, sia con più di 50 dipendenti tra organizzazioni pubbliche e private, e per confrontare le politiche di diversity management in tema di LGBT+, e in relazione a tutte le altre tipologie, ecco, di politiche in tema di genere, di se piuttosto che di disabilità, ecco. E importante è, ad esempio, facendo un piccolissimo, proprio per non dare qualche indicazione in più, anche dal punto di vista critico, ecco, lo studio poneva attenzione sulla scarsa attenzione, ecco, di politiche in tema proprio LGBTQ+, rispetto a ecco, alle altre tipologie, e soprattutto la mancata applicazione effettiva delle misure di welfare che sarebbero dovute attuare con la legge 76 del 2016. In particolare anche in parte superate, soprattutto nel marzo, in questo marzo, con la circolare IMSS in materia proprio di congedi per il partner. Non voglio entrare, ecco, troppo nello specifico, in ogni caso è tutto reperibile, ecco, sul sito UNAR, ed è molto interessante come studio. Grazie, metteremo a disposizione comunque di tutti i partecipanti, ma anche di chi non è qui con noi quest'oggi, materiale bibliografico. Abbiamo un sito che è il sito del progetto, il sito del GEPA, ci sono i 3 centri di ricerca che hanno degli spazi bibliografici tematici, penso al CAP, penso al CRID, penso al laboratorio coordinato dalla professoressa Robustelli sulle tematiche della comunicazione, quindi per chiunque voglia approfondire sia singoli aspetti, sia, diciamo, aspetti più ampi, c'è possibilità di farlo e quindi di proseguire in qualche modo questa nostra riflessione, perché se parliamo di formazione continua, ovviamente ogni tassello del mosaico è collegato agli altri. C'è una osservazione, un intervento che veniva dalle colleghe del Cineca, che lascerei, dire, allo spazio di discussione. Ci sono altre domande, dubbi, richieste di chiarimento? Ovviamente chiedo anche al professor Tampieri e alla professoressa Calafà se hanno, come dire, bene. Oltre alla questione dello studio, la questione della denuncia, il modo della denuncia, quindi l'individualizzazione che diventa parte di una costruzione interessante. Rispetto all'asset management, il ragionamento che faceva sul superamento dell'azione positiva come strumento, vorrei capire se ho capito, perché l'approccio manageriale assorbe, perché diventa approccio generalizzato. Quindi non più un tema di ruoli, ma un tema di funzioni, che sarebbe in fondo il destino di una pubblica amministrazione in cui non moltiplichi le figure, ma rendi le figure che già operano competenti a trattarlo. Quindi il responsabile delle risorse umane ha una competenza specifica, ce l'ha l'RSVP che ha una competenza specifica. Quindi non ragioni più dello strumento, ma della funzione da esercitare. Questo credo che sia molto importante per la platea della pubblica amministrazione. Quindi in termini di destino, anche per le ambizioni degli enti, no? La costruzione non tanto dell'inserimento di una persona ulteriore che svolge quel ruolo, ma l'approccio funzionale che deve essere comune a tutti. Se ho capito bene. E così consente anche il superamento dello strumento del service. Mi ricollego, perché non volevo intervenire, ma mi sembra questo punto molto significativo. No, è soprattutto per le pubbliche amministrazioni, che dal punto di vista teorico del suo percorso di studio, sì, moltissimo. Io che sto ragionando di adattamenti ragionevoli, sì, perché non sono azioni positive, ma diventano anche un effetto possibile di un'azione di diversity management all'interno di un luogo di lavoro individualizzata, perché per quel singolo modifico il contesto in modo che sia adattabile. Vabbè, insomma, i meccanismi sono vari, la riorganizzazione dell'orario di lavoro, ad esempio.
Però dal punto di vista teorico questo è importante e ci costruisce quel punto di incontro tra la preparazione teorica e la preparazione pratica. No? Sì, il punto sul quale mi piacerebbe, qui rivolgo sia al dottor Indara ma anche al professor Senatore, la sollecitazione, ricollegandomi su questo, in termini pratici e non teorici, vorrei capire qual è il gradiente di partecipazione effettiva dei lavoratori e delle lavoratrici all'interno di questo modello nella costruzione di quegli obiettivi teorici che ha indicato. Perché dal mio punto di vista qua sì che c'è il rischio di un approccio top down dove il versante gerarchicamente strutturato e anche la pubblica amministrazione ovviamente è una struttura gerarchica e ovviamente anche all'interno dell'impresa determina volontariamente alcuni obiettivi e anche individualizza alcune possibili soluzioni. Se ho capito bene, questo approccio, che credo anche otterrà prossimamente spazi di attenzione, mi lascia un poco perplesso. Spero di aver capito male. Il problema poi è la costruzione della politica all'interno, no? Se tu tieni in considerazione la partecipazione e se un organismo partecipativo come il comitato unico o una rappresentanza sindacale o organizza le famose vecchie assemblee o comunque anche a distanza un confronto nel quale le esigenze della lo scambio tra esigenze e certo. Però voglio dire, visto che parliamo di benessere, tante aspettative si sono alimentate nelle pubbliche amministrazioni rispetto alla disseminazione dei questionari su valutazione del benessere, al quale però non si danno mai poi feedback, no? Cioè l'attesa dell'azione conseguenziale, quindi l'avvio di un percorso di confronto stabile sui temi. Comunque penso che sia davvero un tema sul quale... Dal punto di vista manageriale, visto che il suo è un dottorato, sì, credo che sia importante, dal punto di vista teorico pure. Certo, e anche dal punto di vista giuridico, certo. Bene, credo che siano temi sui quali continueremo a riflettere nell'ambito dei percorsi seminariali. Forse varrebbe la pena anche in futuro prevedere magari un approfondimento poi insieme al professor Senatore e colleghe del coordinamento del progetto, magari ragioniamo. C'è un'ulteriore domanda e poi lascerei la parola al professor Senatori e al dottor Ingarra se vuole proseguire. Prego, Natalia Maramotti, l'avvocata Natalia Maramotti da Reggio Emilia. Perfetto, grazie per questa presentazione al professor Casadei, che saluto, e saluto anche la professoressa Calafà, che diciamo non incrocio da molti anni. Sì, la domanda parte da una considerazione. Sono d'accordo con Laura Calafà sul fatto che probabilmente si apre una fase più promettente sotto il profilo della gender equality nei contesti delle pubbliche amministrazioni. Lo spero fortemente perché, benché insomma da molti anni mi occupi di questi temi, sì, l'ho fatto come consigliera di parità, l'ho fatto esercitando una delega, e sia una persona sempre piena di speranza, come dire, quando sono arrivata in una pubblica amministrazione di questa regione, abbastanza significativa anche come diciamo come numero di persone che la costituivano, nel 2009 non c'era il comitato pari opportunità, allora si chiamava così, non c'era un piano di azioni positive e l'impegno che questo accadesse purtroppo devo dire non è stato soddisfacente, perché l'accadimento si è verificato ma è stato di natura puramente adempitiva. Allora la domanda è proprio questa: come facciamo a far fare un salto di qualità? Perché l'elemento della adempitività nel campo delle, un po' ovunque, ma nel campo anche delle pubbliche amministrazioni non ci consola sotto il profilo della ricaduta reale, che può invece per esempio la fase post pandemia restituire.
anzi, io ho la convinzione, poi chiudo personale, che ci sia bisogno, anche se parliamo di ambiti che hanno una natura contrattuale, il CUG, o comunque una natura che non riguarda gli aspetti di indirizzo politico, ecco, per la mia esperienza, l'indirizzo politico forte, cioè avere un dirigente del personale convinto che si sta diciamo occupando di qualcosa di essenziale anche per le performance della pubblica amministrazione della quale fa parte, ecco, dovrebbe essere un elemento significativo. Ma chiedo alla professoressa Calafà. Grazie. Forse devi parlare qua. Allora lasciamo a te una breve... No, solo volevo far vedere da Natalia che era un po' che... È un piacere risentirti, ciao, buon pomeriggio. Grazie. In questa fase credo che tutte le sollecitazioni debbano essere perseguite. Le sollecitazioni sono molteplici. Io prima, mentre ascoltavo gli altri interventi, il ministro Colao ha dato a Confindustria a dire pagate di più le persone e superate il gender pay gap. Cioè, il tema adesso è condiviso dal punto di vista politico alto, deve essere accompagnato da sistemi promozionali, come è chiaro a tutti, non bastano, però sono fondamentali. Un'amministrazione come un'università non può partecipare ai bandi su progetti di ricerca se non ha il gender equality level. Quindi sono quegli strumenti che mixano quella imposizione in funzione di miglioramento che sono convinta che sia importante praticare poi dal gender equality plan a cascata. Credo che la trappola del top down non sia superata, cioè c'è, rimane, permane. Perché quando studiavamo noi le pari opportunità negli anni 93, quando mi sono laureata io, c'era Marisa Bellisario, che è la prima amministratrice che aveva costruito. E poi è chiaro che ci deve essere l'input, così come le donne della Costituente erano le donne della Costituente che sono intervenute, hanno discusso. Però siamo in un'università, quindi io confido che come i giudici che stanno entrando in Cassazione adesso, ai giudici che stanno entrando in Cassazione adesso non sono estranee le logiche dell'antidiscriminazione, perché c'è stato un lavoro costante e continuo a partire dal diritto, mi immagino che sia così anche nelle esperienze manageriali, però ecco, mi rimetto a quel margine di dubbio che consegno però a chi svolge degli incarichi, quindi è chiaro che ognuno di noi nel piccolo diventa promotore e promotrice. Grazie per la domanda. Grazie, devo dire che i CUG hanno fatto un grande lavoro da questo punto di vista. Sono stati 10 anni di supplenza. Sono stati fondamentali, cioè il professor Tampieri che è stato presidente, abbiamo avuto la professoressa D'Arco che è stata presidente, Claudia Canali, insomma i CUG hanno svolto un lavoro che spesso meriterebbe di essere sottolineato. Lascio a Jacopo Senatori le considerazioni conclusive, poi non so se Nicola vuole aggiungere qualcosa, però a te è giunto il tuo momento. Grazie, ti ringrazio Thomas per avermi dato l'opportunità di prendere parte a questa iniziativa, a questa discussione che è stata veramente molto stimolante, quindi colgo l'occasione per ringraziare e complimentarmi con le relatrici e con il relatore e anche con te per aver diciamo, concepito questa iniziativa. Vado subito al punto perché in realtà mi ero segnato un sacco di spunti, sono stato veramente travolto dalla molteplicità, in positivo, dalla molteplicità degli spunti che sono emersi, ma più di tutti mi ha colpito positivamente il fatto che alla fine si sia arrivati a parlare di partecipazione, che questo sia il concetto che diciamo, è stato evocato più spesso. Io pensavo di essere originale nel provare a proporre una considerazione sulla partecipazione, ma man mano che ascoltavo invece non lo sarò, perché in realtà tutti abbiamo parlato di partecipazione, ma questo diciamo da un lato mi conforta diciamo della importanza del tema, l'importanza lo affermo, insomma, nella quale mi riconosco da moltissimo tempo, un po' il mio pallino. Diciamo.
Dico solo una cosa prima di parlare della partecipazione, andando a prendere un po' nella confusione dei miei appunti. Laura Calafà prima ha detto, ha fatto dei riferimenti che mi hanno colpito in modo forse un po' parrocchiale, diciamo, cioè da giurista, perché mi hanno fatto riflettere sull'importanza delle norme formali come strumento di gestione, come strumento di governo di questa complessità, della complessità alla quale i temi di cui stiamo parlando oggi ci chiamano. Perché quando si parla di organizzazione si parla spesso di norme organizzative, di regole implicite, di prassi, invece mi sembra che sia emerso chiaramente in tutti gli interventi quanto sia importante anche la formalizzazione delle norme, non tanto come esercizio tecnico, ma anche perché, e Laura lo diceva molto bene, in realtà non c'è solo la razionalità delle organizzazioni, ma c'è una razionalità del diritto più generale. Il diritto coglie, legge l'evoluzione sociale nell'evoluzione della nozione di discriminazione, nell'emergere di aspetti specifici come intersezionale, nella lettura, nell'ampliamento dell'attenzione verso i diversi fattori di rischio, no? Allora qui c'è un cambiamento generale di cui il diritto si fa interprete e che poi deve essere tradotto con norme apposite nelle specifiche situazioni, negli specifici contesti organizzativi. Questo è un po' il processo io vedo venire fuori. Questo, insomma, mi convince molto e mi sembra una, diciamo così, una cosa da portare a casa, diciamo così, rispetto al dibattito di questo pomeriggio. Poi c'è l'aspetto invece relativo alla partecipazione, il gradiente di partecipazione a cui molto correttamente faceva riferimento il professor Casadei, perché io dicevo, anch'io sono molto convinto dell'importanza della partecipazione che è emersa a più riprese in questo dibattito, però io credo nella partecipazione in senso giuridico, in senso stretto, cioè non in una mera condivisione, non in un mero dialogo. Sappiamo che anche giuridicamente la partecipazione ha diversi gradi, diversi livelli, ma la partecipazione comunque è un qualcosa che attiene al potere e che ha la funzione di limitare l'esercizio del potere manageriale, del potere unilaterale. Allora, in questo senso, io credo sia importante esplorare le potenzialità degli strumenti partecipativi in un contesto che sappiamo benissimo del tutto peculiare, come quello del lavoro della pubblica amministrazione, in cui ci sono anche, diciamo così, delle accezioni particolari del concetto di partecipazione, però ecco, in questo senso io intendo l'importanza della partecipazione. E qui tiro fuori un qualcosa da cui ho pensato a lungo negli anni passati, quando mi sono occupato un po' di welfare aziendale, un altro istituto, una serie di istituti, ovviamente la Laura Calafà faceva riferimento. Io pensavo al welfare aziendale nel senso però non tanto degli strumenti dei benefit, ma degli strumenti, diciamo così, di flessibilità organizzativa rivolti a soddisfare esigenze relative ai nuovi rischi sociali che sono alla conciliazione del lavoro e così via. Allora, in questo senso c'è una spinta che io credo non vada necessariamente smarrita o non debba essere necessariamente considerata o solo come un fattore negativo alla ricerca di soluzioni personalizzate o individualizzate, e tradotto in termini giuridici una espansione della sfera dell'autonomia individuale rispetto alla individuazione di soluzioni organizzative che vadano nella direzione di soddisfare il benessere della persona per come ciascuna persona lo interpreta e lo individua. Nicolò mi sembra facesse riferimento un po' anche a questo aspetto. Questo è un aspetto che talvolta ai giuristi fa paura, ai giuristi lavoristi, se così, fa paura perché siamo abituati a ragionare in termini di collettivo, no? Di contropotere, quindi diciamo,
interesse collettivo, norma di sintesi che sopravanza, diciamo così, gli interessi individuali per raggiungere una sintesi che soddisfi, diciamo così, un po' tutte le necessità. E qui secondo me la partecipazione è importante, salto molti passaggi logici per non annoiarvi, però la partecipazione, se impostata bene, dovrebbe essere proprio quello strumento di regolazione procedurale che, non dico necessariamente sostituendosi, ma magari affiancandosi in qualche modo alla contrattazione collettiva, che è lo strumento che detta regole comunque standardizzate, consente di andare più in profondità sulle situazioni concrete, creando, cioè ricercando quantomeno la creazione di spazi in cui l'autonomia individuale possa essere esercitata in modo però libero, genuino, non, diciamo così, esprimendo il problema tipico, no, dello sbilanciamento di potere. Pensiamo a situazioni come quelle della flessibilità oraria o della alternativa rispetto alla fruizione dei diversi strumenti di conciliazione vita lavoro, dal permesso al congedo all'asilo nido, insomma, non tutti i genitori rispetto al bisogno concreto possono avere soluzioni, diciamo così, standardizzate. Allora l'altro elemento che mi viene in mente è quello del lavoro agile, no? Quindi proprio perché sul lavoro agile c'è un tema rilevante rispetto all'accordo individuale, quindi alla, diciamo così, la legge che lascia, diciamo così, un po' in evaso il problema delle tutele collettive, almeno allo stato attuale. E allora la partecipazione può divenire quello strumento attraverso cui si esercita un controllo, un vaglio procedurale, appunto, della genuinità delle scelte compiute in sede di accordi individuali, per garantire che comunque quell'accordo individuale, entro certi limiti, così, possa essere effettivamente così, stipulato, garantendo che non sia, diciamo così, quell'accordo il frutto di uno squilibrio fondamentalmente di poteri. Quindi partecipazione sì, ma sempre nella logica di controllo e di limitazione del principio di bilaterale. Ho parlato di no. È stato perfetto. Non era facile, grazie davvero. Credo che l'intervento del nostro senatore abbia colto anche le istanze che venivano dall'intervento della collega Calafà rispetto alle sollecitazioni poste dal dottor Ingara. Poi ovviamente c'è spazio per proseguire in questo di ambienti che favoriscono il confronto, la discussione, ulteriori confronti, però vogliamo stare nei tempi. Abbiamo parlato di benessere organizzativo, abbiamo parlato di condizioni di lavoratori e lavoratrici degli enti pubblici e privati, credo l'abbiamo fatto in maniera molto rigorosa, ma cercheremo di mettere a fuoco alcuni temi rimasti un po' in ombra. Io ringrazio chi ha reso possibile l'organizzazione di questo evento, la dottoressa Bartoli, il dottor Gasparini, la dottoressa Rossi, il dottor Coniglione, grazie alla dottoressa Serra, direttrice della Fondazione Viaggi, che è stata con noi, e grazie a tutti coloro e tutte coloro che hanno partecipato a questo momento di confronto. Per questo è stato un bel pomeriggio, ci vedremo presto sia al corso di formazione sia nell'ambito dei circuiti seminariali. Grazie e arrivederci. Thank you.